Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is. I can only tell you what it feels like. And right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. Well, I can fight. As long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off of love, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer, I suffocate. Right before I'm about to drown, she resuscitates me. She fucking hates me, and I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's Lois Lane, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. I love the way you lie. Partire dal territorio, dalle nostre eccellenze, intercettare le opportunità e trasformarle in idee di sviluppo concrete. Questa terra è uno scrigno di risorse in cui bisogna credere ed io lo faccio da sempre, con impegno e professionalità. Sono accanto a quelle aziende e a quei lavoratori che ogni giorno inseguono i propri sogni. Investi in Industria 4.0 con i piani di ricerca e sviluppo. È il momento di cambiare, migliora la tua impresa e fai crescere il tuo lavoro. Costruiamo insieme il tuo futuro. Per sentirsi bene e affrontare al meglio ogni giorno, è importante una corretta idratazione. Acqua Santa Croce pura dalla sorgente, con il suo residuo fisso e un basso contenuto di sodio e nitrati, garantisce all'organismo il giusto apporto di sali minerali. Favorisce l'eliminazione dell'acido urico, agisce sul metabolismo epatico e sul ricambio renale e facilita le funzioni digestive. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna lo trovi tutto in una. Buonasera signore e signori. Si alza il sipario sulla quarta edizione del Festival Europeo della Moda, un evento internazionale presentato dall'insuperabile Luca Di Nicola. Buon divertimento! Signore e signori, Luca Di Nicola. Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti, buonasera e buona festa dei Santi Martiri. Io inizierei così perché abbiamo questa sera l'onore di aprire proprio il ricco cartellone dei festeggiamenti tradizionali di questa splendida città che tutti sanno che ho nel cuore. E sono doppiamente felice, uno perché in questa festa sono venuto spesso come spettatore, come fruitore appunto della bellissima festa patronale di Celano che è nota in tutto il centro Italia, ma quest'anno devo dire sono doppiamente contento perché
il Festival Europeo che presento per il secondo anno consecutivo e che arriva alla sua quarta edizione fa tappa proprio a Celano, quindi nella bellissima Marsica. Dico queste cose, vado a localizzare bene questa bella città perché abbiamo davvero un parterre internazionale, abbiamo tante persone che ci hanno raggiunto anche molto da lontano proprio per questa manifestazione che è a livello europeo e che è appunto il festival contrassegnato dalle tre F, ovvero fotomodelli e fotomodelle, fashion designer, i nuovi stilisti emergenti e i fotografi. È un evento itinerante perché si è spostato nel tempo, portandosi con sé dietro il grande successo e il grande seguito che già le precedenti tre edizioni hanno, devo dire, acquisito. Lo scorso anno eravamo a Fossa Cesia, sul mare, davanti alla splendida abbazia della Rocca San Giovanni, vedevamo appunto il litorale abruzzese. E quest'anno, da marsicano, da avezzanese, da innamorato da sempre di Celano, sono contento invece che il festival sia arrivato appunto qui in città. Ma tutto questo lo dobbiamo ad una persona splendida, perché io le voglio molto bene. Lei mi ha raccontato una volta un episodio che mi fa tanto sorridere, perché io ero ignaro di questo. Mi ha detto: quando sono arrivata in Italia venivo a sentire i tuoi spettacoli per imparare la lingua italiana. Secondo me ha sbagliato insegnante, ma io le voglio bene anche per questo. È la nostra, il nostro grande capo, è l'ideatrice ed è appunto la produttrice del Festival Europeo, ma soprattutto una bella persona dentro e fuori, Alexandra Titova. Buonasera Celano, grazie per l'ospitalità. Grazie a te Luca di esserci sempre per questo festival. Grazie Alexandra, grazie per essere stata invece, come dire, per aver pensato a questa bella manifestazione. Tanto sei elegantissima, mamma mia, io aspetterei l'autunno quando cadono le foglie, ma queste sono ben agganciate invece, nell'albero maestro. Io dico queste cose perché noi un giorno a pranzo, io, lei regista, poverina, ti devo chiedere scusa, l'abbiamo torturata, le abbiamo fatto ripetere il discorso iniziale 50 volte, ma poi le ho detto: tanto sul palco te lo stravolgo, perché ti coccolerò, ti dirò tante belle cose perché te le meriti, perché veramente fai una cosa meravigliosa e la fai oramai già da 4 anni. Quindi, come dici tu, Celano, fate applauso per Titova. Grazie, grazie di cuore. Alexandra, questa è la quarta edizione che si preannuncia ricca di tantissime sorprese, ma io invece voglio fare il birichino. Secondo me tu già stai pensando alla quinta edizione. Sì, sto pensando alla quinta edizione e sto pensando di far diventare questo festival sempre più internazionale, coinvolgere camere della moda e fashion di altri paesi e permettere ai nostri concorrenti di farsi conoscere non solo in Italia ma anche all'estero. È vero, lo fai molto bene. Dobbiamo ringraziare subito l'amministrazione comunale di Celano. Ci raggiunge l'assessore alle politiche sportive, Barbara Marianetti. Vieni Barbara. Grazie, grazie assessore. Io do del tu, non per essere insomma sconveniente, perché gioco in casa con tutti amici, ma voglio ringraziare anche l'assessore Toni Di Renzo che è qui con noi e il consigliere delegato alla cultura Ezio Cicciotti, ovviamente il sindaco che è Settimio Santilli e tutta l'amministrazione. Ma intanto con Barbara faremo due battute perché è la padrona di casa che ci darà il benvenuto. Ciao Barbara, buonasera. Caro assessore, un bacino. Ecco qua, scusate il rumore del microfono. Barbara, grazie perché Alexandra, quando insieme a Giancarlo mi ha comunicato che saremmo stati a Celano, tu ti puoi immaginare la mia faccia, no? Io sono stato contentissimo di essere al timone di questo evento qui questa sera. Grazie a voi. Io non posso che ringraziare da parte di tutta l'amministrazione comunale, ma anche da parte della città, di essere qui. Quindi vi ringrazio veramente, siamo onorati di avervi a Celano. È un evento che ho avuto modo anche di guardare l'edizione di Fossa Cesia su YouTube, quindi mi sono documentata. Bellissimo quel video, bravo bellissimo, Giancarlo. Bellissimo, molto bello. Quindi devo fare i complimenti sia al realizzatore del video, ma anche all'evento in sé, che certo permette di creare un connubio tra turismo e creatività e quindi crescere anche a livello di mediatico come città. Quindi noi sappiamo di avere la giusta rilevanza con questo evento e quindi vi ringraziamo veramente di essere qui. Grazie. A te Luca ti dico che sei sempre super, sappiamo che ci vuoi bene, quindi in qualche modo ti chiediamo di tenere sempre Celano presente in queste attività.
Io ci tengo anche a fare un ringraziamento al Comitato dei Santi Martiri, sì, voglio fare anche un grande in bocca al lupo, certo, perché domani inizia la nostra grande festa e quindi ci tenevo personalmente da parte di tutta l'amministrazione comunale a dire buona viva Celano e buoni Santi Martiri a tutti noi. Certo. Buon inizio attività, buon inizio evento e grazie di nuovo di essere qui, grazie tante. Grazie Barbara, io sono contento che tu abbia detto questa cosa perché tra pochissimo avrei salutato, l'ho fatto in realtà aperto proprio facendo l'omaggio ai Santi Martiri, che in realtà invece cominciamo proprio questa sera anche con le luminarie che sono belle accese. Il comitato è lì con la postazione, mi ha detto Luca ricordati di nominarci, ricorda a tutti di acquistare un biglietto della lotteria così ci daranno una mano per questa festa. Lo faremo anche nel corso della serata. Grazie assessore, grazie Alexandra, ci vediamo dopo, grazie. Io intanto vado a restituire il microfono perché voglio iniziare subito, mi piace mettere tanta carne a cuocere, ma iniziamo con il primo concorso, la prima sezione di questo quarto festival europeo e iniziamo proprio con i fashion designer, con il titolo che andremo ad assegnare questa sera, fashion designer dell'anno, ovvero lo stilista emergente che per noi, per la giuria, soprattutto la giuria pazzesca di altissima qualità che poi presenterò, sarà lo stilista, come dire, migliore in base a ciò che andremo a vedere. Prima di iniziare però c'è un video saluto per tutti i concorrenti da parte del presidente di Fashion Week di Montenegro. Prego, Diba. Ciao a tutti, sono il direttore di Montenegro Fashion Week, la più importante settimana della moda in Montenegro. Voglio augurare una buona fortuna a tutti concorrenti del Festival Europeo e spero presto di vedervi nel nostro evento. Ringrazio l'organizzatrice Alessandra Titova e il direttore artistico Stefano Montarone. Un grande saluto dal Montenegro. Grazie, grazie, un importante appuntamento per tutti i modaioli, grazie al presidente di Fashion Week di Montenegro. Io voglio salutare, l'ho appena fatto, il presidente, il direttore artistico di questa sezione del concorso, Stefano Montarone, e però entriamo nel vivo appunto di questa sezione riservata ai nuovi stilisti. Ogni concorrente salirà sul palco con tanto di attestato di partecipazione al Festival Europeo. Giancarlo, siamo pronti e noi inauguriamo. Mi piacciono le siglette, lei. Mi piacciono. Prego. I fashion designer in questa sezione sono stati raggruppati, abbiamo raccimolato 8 concorrenti che conosceremo ed apprezzeremo, cari amici della giuria, carissimo pubblico, soprattutto per i bozzetti moda da loro disegnati che appunto la giuria valuterà. Vi presento subito la prima concorrente e sulla grafica appare il modellino della prima concorrente. Lo vediamo. Lighting Mood è il titolo di questa creazione. La modella rimane un istante qui perché attendiamo e poi ci saluterai. La creatrice, la prima concorrente, Rossana Pane dal Lazio. Ecco, buona come il pane, mi verrebbe da dire, eh? Già ha detto qualcosa alla modella, giustamente. Sì, guarda, qualche istante puoi rimanere, poi tanto bene, ci saluterai così almeno possiamo vedere. Intanto Rossana, benvenuta. Grazie. Dal Lazio, un po' evasivo, un po' vago, da dove? Latina. Da Latina, perfetto, da Latina. Dunque, questo mood lighting, ce lo spieghi? Poche battute? Sì, il tessuto è la vela nautica del mascalzone latino. Ho partecipato a Milano Expo nel 2015 e abbiamo fatto un progetto di riqualificazione del territorio dove mi hanno fornito questo materiale. Sì. E oltre a vestire poi lì una lampada ad energia solare, e visto che me ne era rimasto molto, ho deciso di cominciare a farci degli abiti. E quindi da lì è nata questa idea. Tagli in sezione aurea, linee molto geometriche e via. In bocca al lupo Rossana Pane. Grazie, grazie Rossana. Grazie. È andato il primo modellino, primo momento moda relativo appunto agli 8 partecipanti di questa sezione fashion designer.
Arriva dalla bella Puglia, si chiama Saverio Maggio, l'aspirante stilista o il giovane stilista, e il titolo, diciamo così, il nome dell'opera, del modellino che vediamo subito, poi lo vedremo dal vivo, è The Dreams of the Sea, ovvero i sogni del mare. Vediamo che cosa ha creato per noi Saverio Maggio. Buonasera, buonasera, intanto si lascia ammirare, signorina, un bel applauso per la creazione di Saverio Maggio che ci raggiunge e si mette al centro, grazie intanto alla nostra Manken. Buonasera Saverio, buonasera, ho detto dalla Puglia, esattamente da? Da Bitonto, mi piace, a la Puglia piace, ma soprattutto piace questo intercalare, questo accento, io poi quando riesco a scappare al mare vengo in Puglia, quindi insomma voglio dire, senti Saverio, tu quanti anni hai? 35. Dillo qui, 35. Da bambino dicevi voglio fare lo stilista? Il fashion designer? Sì. The dreams of the sea, i sogni del mare, ma non si sogna davanti al mare o il mare ci restituisce i suoi? Il mare ci avvolge. E ci avvolge come quest'abito che è stato realizzato con materiali di riciclo. Sono stati utilizzati dei blister di medicinali per avere questi effetti argentati. Bene, dei blister dei medicinali addirittura, sì. Mamma mia. Bene, io i giurati vedo che stanno apprezzando, stanno valutando, elaborando qualche cosina. Intanto in bocca al lupo a Saverio Maggio. E vive il lupo. E vive il lupo, ci mancherebbe. Grazie Saverio, grazie. Ci spostiamo in Campania, è da lì che arriva Lucia Sacco, è la nuova appunto fashion designer. Facciamo la sua conoscenza. The Fire, il fuoco, probabilmente quello della passione di fare la stilista, è il titolo della sua opera. Prego. Intanto grazie alla top Federica Ceralli, un bacio Federica, e Lucia rimane invece accanto a me. Lucia, a parte insomma sembravi una modella anche te, pensavo che ce ne fossero due di modellini. Lucia, The Fire, con questa sorpresa, con questo abito che è un po' in divenire, no? Sulla passerella, ed è stato molto bello, grazie Flavio, è stato molto bello vederlo esplodere. Congratulazioni. Grazie. Senti, abbiamo detto dalla Campania, esattamente da dove venite? In provincia di Salerno, Pestum, i tempi dell'arte. Eh beh, Pestum, insomma, ti prego, no? Abbiamo Alba Fuces, però lì avete Pestum, ci mancherebbe altro. Sono stupendi. The Fire. E ho detto prima, probabilmente è il fuoco della passione? È un fuoco perché ognuno di noi ha un fuoco che splende dentro. E a volte tendiamo un po' a scolirlo, però lui è talmente forte perché niente e nessuno può spegnere il nostro fuoco. Mai. O Vesuvio in segno, insomma, che se un fuoco c'è bisogna tirarlo fuori. Esatto. Bene, a Lucia Sacco un bel applauso, in bocca al lupo. Grazie Lucia, il microfono torna dietro, grazie. Si torna in Campania anche per la quarta concorrente, si rimane in Campania perché Maria Rosaria Benditto ci tira fuori questa cosa molto bella che vedremo che si chiama Eleganza della sobrietà. L'eleganza della sobrietà.
Ecco, pensate se mi fossi vestito di rosso, cosa sarebbe successo, insomma. Ecco, molto bene. Allora, intanto, complimenti alla bellissima manequin, all'abito stupendo. E Maria Rosaria adesso, grazie, Maria Rosaria adesso ce lo racconta un pochino, arrivando dalla Campania, da dove? Da Caserta, mamma mia, già vedo la reggia. Sì. Cose meravigliose. Sì. Maria Rosaria, l'abito è vicino. Ok, l'eleganza e la sobrietà è un tipo, cioè è uno stile che mi appartiene. Certo. Più si è sobri, più si è eleganti, vero? Sì. Il tema è stata la seta, perché mi affascina per il suo, per la sua luminosità, certo, e per la sua brillantezza. E niente, amo questi abiti naturali, scivolati. Eleganti e sobri. Sì, lei non potrebbe mai vestire Barbara D'Urso, credo, allora. No. Beh, grazie. Scherzo, signor, ho fatto una battuta. Facciamo un applauso a Maria Rosaria Venditto. Grazie Maria Rosaria, un bacio. L'ho vista un po' emozionata e l'ho fatta un po' per ridere, grazie, vabbè. Andiamo avanti con la sesta, con la quinta concorrente, Tiziana Grimaldi, arriva sempre dalla Campania, abbiamo fatto il pullman dalla Campania. Rinascita è il nome di questo modellino, vai Diba. La nostra fashion designer, buonasera intanto Tiziana e grazie. Buonasera Tiziana, buonasera, benvenuta buonasera al Festival tutti. Europeo. Grazie. Tiziana, allora abbiamo detto, la regione, la Campania è la stessa, esattamente da quale splendida città? Aversa. D'Aversa, molto la bene. La città di Caterina Balivo. Esattamente, stavo per dire, perché Caterina, quando abbiamo fatto una mattina insieme, sì, mi raccontava, diceva, Avezzano, bene o male, un po' gli stessi abitanti di Aversa. Sì. E spesso ci prendevamo in giro, ma insomma eravamo molto fieri delle nostre origini. Certo. Tiziana, certo, rinascita, da cosa, sì, e per cosa? Allora, perché io sono una donna in rinascita e voglio dare questo messaggio a tutte le donne che dopo un periodo buio si può sempre poi arrivare alla luce. Infatti io dal buio alla luce esprimo questa mia, che è un'arte, e l'arte come terapia per l'anima, la moda, l'arte e la fashion art, che sono abiti dipinti a mano. Quindi un messaggio positivo per dire che appunto dopo il buio c'è sempre la luce. Allora, abbassa un pochino il microfono. Chi ha fame potrebbe pensare a un bell'uovo al tegamino, invece quello è un occhio egiziano. Esatto, ho capito. È il mio logo, l'occhio capito. Di Horus, il dio che vede, il dio che c'è, ed è appunto il simbolo del mio brand, Moda Grim, Tiziana Grimaldi. Ma quello, il regista non mangia da quattro giorni, guarda che bell'uovo al tegamino, no, è un occhio orientale, egiziano. E voglio ringraziare il mio collaboratore Claudio Acone, che io disegno e lui realizza a mano queste bellissime creazioni, gioielli. Grazie. Viva l'arte. Grazie. Viva Tiziana Grimaldi. Grazie. Ciao, buonasera Tiziana. Di là. Grazie Tiziana. La sesta concorrente gioca in casa, è abruzzese, e il titolo, appunto, il nome del suo modellino è Il limite della locura, il limite della follia. Mamma mia, Mary Zaccaria, vediamo un po'. Grazie alla nostra manequin che adesso accoglie Mary Zaccaria.
Mary, intanto grazie e benvenuto al Festival Europeo, grazie alla nostra modella, noi grazie. Ci mettiamo un po' qui più illuminati. Mary, ho detto abruzzese, ma io sono un po' curioso, da dov'è? Sì, allora, vengo da Civitella di Pescorocchiano, un paese qui vicino. Sì, insomma, dalle parti di Rieti. Confini, ah, perfetto, vabbè, comunque sei abruzzese a tutti gli effetti. Sì. Il limite della follia, ma tu pensi che qualcuno sia riuscito a stabilirlo? No, non credo. Anche perché io mi sono veramente impazzita per fare tutto questo. Tutto dipinto a mano, tutto ricamato a mano, quindi... Beh, ma quando si fa un lavoro, anche se lo si ama la follia, no? Comunque c'è tanto di quel lavoro, di quella fatica, però insomma alla fine arrivano anche le soddisfazioni, vero? Sì, sì, certo. Bene, bene. Mary, intanto in bocca al lupo, la giuria sta valutando, abbiamo visto il modellino, come grazie. Per tutti, e poi l'abbiamo visto dal vivo. Mary Zaccaria. Grazie, grazie ciao. Mille. E noi andiamo avanti con la settima concorrente, arriva dalla Puglia, Ice Heart, un cuore di ghiaccio, questo è il nome della sua creazione, vediamo e conosciamo subito ciò che realizza Flavia Mangialardi. Grazie alla nostra modella, di ghiaccio spesso con la gamba di legno perché se la rompe, no, aspetta, rimani qui, intanto un applauso alla signorina, mia amica, grazie, rimani perché accogliamo, i complimenti, bellissima, accogliamo Flavia Mangialardi. Beh, devo dire, non è omen, nomen, omen, perché se tu mangiassi lardi non saresti così magra, quindi insomma, Flavia, dalla Puglia esattamente da quale bella località? Bari. Da Bari, ah mamma mia, molto bene. Anche voi quando fate la festa in onore di San Nicola, è un festone come per i Santi Martiri. Perché questo cuore di ghiaccio? Chi te l'ha fatto venire questo Ice Heart? In realtà è un omaggio ai ghiacciai, lo scioglimento, quello che sta accadendo adesso nel pianeta, ed è soprattutto un omaggio all'iceberg Hawk che ci ha lasciato ultimamente. Sperando che i ghiacciai invece continuino a fare ghiacciai, perché così altrimenti qui siamo stati bravissimi, abbiamo sfasciato il pianeta. Hai visto? 50 gradi, meno 20, più 28, un macello. Ice Heart, sei soddisfatta? Penso proprio di sì. Vedremo i risultati tra breve. Flavia Mangialardi. Noi concludiamo la prima sezione, quindi il primo concorso del quarto Festival Europeo, facendo la conoscenza di una giovane stilista, la nostra ottava concorrente che arriva dalla bella terra dell'Umbria, la mia galassia, ciò che lei ha disegnato, lei è Shaila Sabatini. Da Federica Ceralli, penso di essermi glitterato in questo istante, sì, che meraviglia, sembro quello della trasmissione di Bonolis, quando si mangia, quando si beve, quando è uguale, quello là, c'aveva il dito, grazie Fede, sì, tanti, che piacere conoscerla, è veramente stupenda, non aspettavo altro, vieni qua, vieni Shaila, Shaila Sabatini, la mia galassia, qual è questa galassia, ci porti con te nella tua galassia? Sì. Mi date un fazzolettino per favore? Grazie. Assolutamente. Leggendo una frase di Albert Einstein, sì. Il quale affermava che se ogni individuo fosse considerato un pianeta indipendente
doveva avere la sua asse di equilibrio e di gravità, considerandomi un pianeta, secondo la teoria di Einstein, la mia peculiarità e il mio equilibrio è il mondo sartoriale. E con questo abito volevo esprimere le lavorazioni che più mi rappresentano, con un volto di Einstein realizzato sempre in stoffa, sospeso. Shaida, tutte quante ho chiesto da dove? Dall'Umbria da dove? Da Terni. E che si sente che sono di Terni? Facciamo un mega applauso alla bella e brava Shaila Sabatini, grazie, tutti della sua galassia. Grazie Shaila, grazie. Bene, tutto glitterato, adesso vi presento invece la giuria. Mamma mia ragazzi, manco Malgioglio, sai. E la giuria fantastica, splendida, di tanti illustrissimi personaggi che ci onorano della loro presenza. Anzitutto il presidente, ecco la giuria, c'è la sigla, insomma c'è un voltapagina, li vediamo tutti quanti, il nostro regista giustamente intanto ce li ha presentati così e adesso io invece ve li cito uno ad uno. Presidente della Camera Nazionale della Moda Svizzera, fotografo notissimo dell'alta moda, l'ho conosciuto prima dietro le quinte, persona squisita, Franco Taranto, perfetto. Poi, in arte Ray Morrison, art director, stilista, fotogiornalista di Vogue ed altre riviste importanti, uno dei nuovi volti della moda italiana che ha incantato recentemente Hollywood, ne parleremo con lui dopo, Raimondo Rossi, Ray Morrison. Ciao Raimondo Ray, ciao. Modella internazionale, blogger, scrittrice fashion, Miroslava Vankarova, che mi perdonerà sicuramente se dovessi aver sbagliato l'accento. L'ho conosciuta lo scorso anno in questa occasione, docente della prestigiosa Accademia Romana Makeup Agency, Roma, trucco professionale, Daniela Argiolas. Ciao Daniela, bentornata. Fotografo internazionale glamour, veramente personaggio straordinario della moda, Max Moor. Ciao Max. Fotografo fashion, presidente dell'Associazione Fotografica Romana in Automatico, Daniele Belli. Bentornato Daniele. Adesso le donne, consiglio, pulite le lentine degli occhiali, i mariti mandateli a prendere il caffè, tutto vostro, top model internazionale Emil Montenegro. Ciao Emil, ben arrivato. Cofondatore della Faction Luxury, Roberto Mercuri. Una stilista, fashion designer e anche costume designer, Evgenia Rudik. Evgenia, ben arrivata. Giornalista ed opinionista, spesso in Rai, in tante trasmissioni, Fabrizio Imas. Ma Fabrizio è già qui dietro, chiede di venire sul palco. Dunque, a proposito, ecco qua, ciao Fabrizio. Ciao, ben arrivato. Però col microfono, mi date il microfonino a Fabrizietto? Fabrizio è un giornalista opinionista di tante trasmissioni televisive. Fabrizio, tu scrivi per tanti giornali, quali sì. Esattamente? Allora, scrivo per Nuovo, sì. Chi, In Famiglia, ah. Ciao Donna, Tutto e Top. Stai sempre a scrivere? Sto sempre a scrivere. Senti Fabrizio, c'è un progetto professionale per quanto ti riguarda che vogliamo e possiamo promuovere questa sera? Assolutamente sì, perché dal 12 settembre inizio insieme alla Brest un programma in radio su RID 96.8 che si chiama Ciak in Onda. Insomma, sempre indaffarato. Sempre indaffarato. O ai microfoni o a scrivere. Questa sera con noi... Copro tutti i media. Siamo contenti di averti. Grazie a Fabrizio Imas. Ciao Fabrizio. Ciao, grazie. Ciao, grazie a te. Grazie. Ed ora spazio all'alta moda in passerella per voi sulle note della bravissima cantante Vanessa Mini, le creazioni dello stilista Stefano Montarone. Per voi. The night, waiting for the day.
cherche-cherche. Rencontrer la mort, tu n'es pas pour qui. Toi aussi, tu détestes la vie. Di riabbracciare Stefano, grande Stefano, venite qua, grazie intanto Vanessa, noi ci vediamo anche dopo, abbiamo grazie un momento tutti, molto importante, buona continuazione, datemi però un gelato, grazie Vanessa, grazie infine, complimenti, ma tanto l'avremo dopo con ciao Franco tutti, Taranto, bentornato intanto, io farei ancora una volta un applauso a lui perché è un bravissimo, grandissimo stilista, Stefano Montarone. Stefano, vabbè, intanto con la cornice anche di Vanessa Mini è tutto, è stato tutto più bello, sì.
Poi accanto a te abbiamo visto, insomma, almeno un ingresso sembrava in sordina, ma invece era qui con tutta la sua bellezza, la top Miroslava Vanarova, che mi ha detto: Luca, ma pure Kocimelova, come te pare il cognome? Beh, insomma, è lei. Come, eccola, eccola qua, ma non ti preoccupare, insomma, il cognome lo possiamo pronunciare come vuoi. Grazie, stai qui con noi, grazie a Miroslava. Come è cambiata la moda nel tempo, Stefano? E quanto incidono i suoi dettami nella vita di tutti i giorni? Allora, la moda ovviamente sottolinea, no, i cambiamenti dei vari periodi storici, diciamo, è un sintomo di quello che succede nella società. Vero. Quindi quando cambia la moda qualcosa sta cambiando, e quindi se stiamo attenti ai dettagli della moda ci accorgiamo i vari cambiamenti del mondo che cambia. È vero, è vero, è importante, insomma, è importante, sì. Non è un piccolo dettaglio, la moda, ci mancherebbe. Assolutamente. Miroslava, fai sentire a tutti come si pronuncia il tuo nome e cognome. Voglio essere umiliato. Sì. Allora. Mi chiamo Miroslava Vanharova. E vabbè, tutto sommato, che ho detto io? L'hai un po' italianizzato, Miroslava Vanharova, è un po' più cos'è. Vanharova. È perché il ponte me l'hanno attaccato meglio. Senti, hai svolto per anni con successo la professione di modella e di indossatrice. Ora sei una blogger di moda e fashion writer. Scrivi per la moda. Quali sono i tuoi progetti futuri, cara Caterina? Io la ribattezzo, Caterina. I miei progetti futuri sono, voglio partecipare di Milan Fashion Week di nuovo, perché sempre una vado grande passerella, certo, certo. Noi te lo auguriamo, complimenti per tutto, perché sei molto simpatica, abbiamo parlato un po' dietro le quinte. Grazie. Una grande professionista e una grande indossatrice, lo è stata e continua ad esserlo, ma soprattutto grazie, lui mille. C'è Stefano Montarone, grazie. Grazie a tutti. Grazie ragazzi, a dopo, grazie. Tra pochi istanti vi presenterò i titolari di un'importante azienda internazionale, sponsor ufficiale del Festival Europeo. È un'azienda ucraina che si occupa di software e che opera a Leopoli, ovvero Lviv, che poi tradotto vuol dire leone. Sono con noi, eccolo qui, Petro Kovalchuk e Jaroslav Yash, che non c'è però, penso, non c'è. Kovalchuk? Yes. Perfetto. Allora, intanto, vieni Ilaria, mi aiuti nella traduzione. Welcome. Hello everyone. Mr. Kovalchuk, sapevo che doveva essere presente, prego, qui, con appunto il signor Yash, invece Ilaria ci aiuta nella traduzione. Voglio chiedere a Mr. Kovalchuk cosa fanno esattamente in questa azienda. What does your company do? Kovalchuk. So basically LVVT is a IT company in Ukraine. We are working with different kind of industries from all over the world, including fashion industry. Io potrei parlare direttamente russo, traduci tu, eh? Ok. Ok, ci ha spiegato che lavorano con diversi tipi di industrie, anche industrie del fashion, ed è una delle motivazioni per cui sono qui oggi. Bene, bene. Invece ora vorrei chiedere a Kovalchuk come mai la scelta di supportare il Festival Europeo. Why the choice to support the European Festival, Kovalchuk? Basically, we are working with a pretty big market in Europe Union, and fashion industry is one of the industries which we are strong in. We are developing different kind of software for this kind of industry, so I hope that in this case we will support this industry and also like expand our network as well. I mean, Ilaria? Ok, e ci ha spiegato che sono molto inseriti in questi settori, in particolar modo in quello del fashion, e si augurano di poter incrementare ulteriormente l'azienda, il loro sviluppo partecipando a questo concorso. Quindi sono contenti di essere qui oggi per questo motivo. Eh beh, certo, altrimenti non sarebbero venuti. L'azienda si chiama LVVT, dall'Ucraina, Petro Kovalchuk, che è il titolare. Thank you very much. Thanks for coming in Italy. Bye bye. Ciao Ilaria. Ciao. Grazie davvero di cuore. Uno sponsor che abbiamo visto, cui nome campeggia su tutta la cartellonistica. E insomma, grazie a un'azienda internazionale. Ora, prima di passare al secondo concorso previsto dal festival e riservato alle più belle ragazze del Reame, c'è un video saluto per tutte le concorrenti di questa sezione da parte di una donna che abbiamo tanto apprezzato tutti. Era una novità nel 96, a Miss Italia vinse lei. Ciao amici, sono Danny Mendez, Miss Italia. Volevo fare un in bocca al lupo di tutto cuore agli amici del Festival Europeo. Un in bocca al lupo a Stefano,
e ad Alexandra. Spero presto di essere lì con voi. Intanto tanti tanti in bocca al lupo. Baci da Los Angeles, da Danny Mendez. Ecco, fu sdoganata, diciamo, anche la Miss leggermente abbronzata, una bellissima donna, lo è ancora oggi. Ma adesso saluto io il direttore artistico di questo specifico settore del Festival Europeo, Alexandra Titova, e vi parlo di questa gara. Avremo 11 concorrenti, 11 belle ragazze che arrivano da tutta Italia, ma com'è che andremo, diciamo, a giudicarle, tra virgolette, attraverso tre foto che saranno valutate dai nostri giurati. La prima concorrente è Rebecca Purece. E tre gli scatti insieme. Mi date un gelato per favore, Flavio? Mi dai un microfono per favore, grazie. Fatemela arrivare sempre microfonate, grazie Flavio. Rebecca, buonasera. Allora, ben arrivata. Grazie. Da dove esattamente è la tua età? Veloce, veloce. Allora, vengo da Terni e ho 16 anni. 16 anni, sei piccolina. Però insomma, sì. Hai le physique du role e quindi insomma sei già sul palco da qualche anno? Ti diletti già da molto? Sì. Ho partecipato a molti concorsi di bellezza e adesso sono qui. In bocca al lupo al Festival Europeo, nella sezione delle fotomodelle. Chi sarà la fotomodella dell'anno lo vedremo soltanto più avanti. Grazie a Rebecca Purece, grazie. 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 E adesso invece è la volta di conoscere una ragazza che arriva dalla Toscana, è Aimi Nottoli. Allora, intanto, Aimi, noi vediamo le foto. Vedere la tua espressione mentre ti riguardavi, avrei pensato quando hai realizzato questo shooting. Sì. Giudizio di queste tre foto, prima di quello della giuria, vorrei sapere il tuo. Come ti sembrano? Belle, belle. Ti sei divertita, sì, sì, quel giorno? A voglia, sì, sì. Ricordi dove eravate, ovviamente, sì? Sì, a Roma. A Roma. Sì. C'era tanta emozione? Sì, sì, bellissimo. Aimi, parla proprio vicino al microfono, tu arrivi esattamente da, e quanti anni hai, tesoro? 21. 21? E arrivi da? La Toscana. Dalla Toscana, non vuoi dirmi la città? Provincia d'Arezzo. Dice, guarda, da pure indirizzo, bello. No, no, tutto qua, mi hai detto tutto quello che volevi. Grazie e in bocca al lupo. Grazie a lei. Ciao Aimi, grazie, 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 grazie a te. E noi andiamo avanti perché abbiamo subito una terza concorrente, mi raggiunge, guardiamo le tre foto e poi la sentiamo un po' parlare, le commentiamo insieme. È la volta, giurati, di Miriana Pileggi. Intanto questo è il tuo volta pagina. Miriana, vediamo le foto insieme ai giurati e poi le commentiamo, va bene? Benissimo. Allarghiamoci un pochino. Prego, regia. Senti Miriana, io ho fatto già le didascalie, in una dicevi, ma che davvero?
e quest'altra, ma un'altra foto è fortissima. Senti Adriana, è colpa dei fotografi, no, che ci scherzo. Beccano invece molto, no, molto no, simpatica a tutti i fotografi e belle le foto. Senti Adriana, ho fatto e sto facendo vedere le foto subito, perché in realtà da regolamento i giurati vi giudicano e vi valutano in base alle foto. Quindi per questo, insomma, le faccio vedere subito. Sì. Miriana, tu in realtà vieni da e quanti anni hai? Allora, io sono di Lamezia Terme, sì. Per chi non lo sa, se ne sapesse, è Calabria. Certo, e c'è l'aeroporto e quante volte l'ho preso, l'aereo, sono molto bravo, lì. Bravo, esatto. E ho 26 anni. Come mai ci hai pensato però soltanto adesso? O lo hai fatto da sempre, diciamo? No, allora io faccio tutt'altro nella vita. E che io cosa? Sono maestra. Brava. Ero animatrice, ora sono maestra di scuola elementare. Bene, diciamo. La primaria. E l'anno scorso ho provato, diciamo quasi per gioco, un concorso, sì. Sia di bellezza che di talento. Cioè, io mi sono avvicinata più per il talento, perché sono ballerina. Brava. E quindi ti è piaciuto il palco? Sì, mi è piaciuto, diciamo, l'ambiente, volevo provare questo ambiente nuovo, sperimentarmi, mettermi in gioco, e quindi perché no? Proviamoci. Perfetto. E quest'anno sei qui al Festival Europeo come fotomodella. Esatto. In bocca al lupo a Miriana Pileggi, la nostra bella calabrisella. Grazie mille. Ciao Miriana, ciao, grazie. Ci ha raccontato un po' di cose, un po' misteriosa, simpatica Miriana. La quarta concorrente è Luisa Ciccotti, volta pagina. Buonasera. Mamma mia, che bel colore di capelli che hai. Però prima, insomma, non vorrei confonderli, prima di sentire la tua vocina, ci apriamo e vediamo le tue foto. Prego. Trina, senza essere irriverente in questo caso, con appunto queste due belle tre foto. Luisa Ciccotti, che ha quanti anni? Ho 16 anni. Mamma e mia. Vengo da Roma. Una bimba proprio. Senti Luisa, ma tu, a parte la bella età, sei una bella ragazza, sei Grazie. Anche alta, magra, le hai tutti i numeri. Fai proprio questa professione, oltre ad andare a scuola, immagino? No, è la prima volta che mi trovo... Ah sì? E chi è che ti ha convinto? La storia di questa manifestazione? Mamma, papà, il fidanzato? No, per conoscenza. Conoscevo una ragazza che lo ha fatto, mi ha detto prova e quindi... Ti sei ritrovata? Sì. Ti stai divertendo? Ti piace? Sì. Bello, ti hanno truccato, ti hanno fatto sì, i capelli. Si gioca a fare un po' le star, vero? Sì, almeno per una sera, dai. Noi ti auguriamo tante belle cose. Grazie. Perché sei tenerella, sei giovanissima. Grazie, grazie. Bocca al lupo. Grazie. Grazie. Grazie a Luisa Ciccotti. La quinta concorrente, vedo che è molto bionda, volta pagina per Azzurra Silvestri. Eccoti, che è arrivata contestualmente intanto alla vostra grafica. E Azzurra, sei pronta? Sì. Sono state belle queste foto, tu le conosci, le hai mandate, sono belle? Sì, bellissime. Quindi la giuria le dovrà apprezzare? Sì. Vediamole insieme al pubblico, prego. Ti vedi qua che Azzurra non tiravano fuori i binocoli da quella palazzina da 10 anni. Stanno tutti così, sì, è lei, siamo noi. Senti, cara Azzurra, tre foto piccanti, devo dire. Chi ti ha scattato queste foto? Si è ripreso mai? Sì. No, il fotografo tutto bene, è rimasto fino alla fine. Sì, sta benissimo. Te credo. Senti, Azzurra, tu ti vedo abbastanza navigata. Vieni da quanti anni hai? Allora, io ho 33 anni, vengo da Roma, sono una fotomodella e...
ho lavorato con anche prima in automatico fotografia di Daniele Belli. Sì. E nella vita sono mamma di una bambina di 4 anni. E vedere il fisichetto non sembrerebbe, perché sei stata molto brava. Grazie. Senti, la tua bimba è una tua grande fan, che cosa ti dice? Mamma, ma come ti sei combinata in quella foto? Oppure dice, mamma sei proprio, vabbè, la più bella del mondo, la propria mamma. No, lei dice, mamma sei bellissima, però sono più bella io. Sicuramente tua figlia è ancora più bella. Va bene, noi scherziamo. Grazie ovviamente ad Azzurra Silvestri. Un bacio alla bimba. Grazie. E in bocca al lupo a te per il concorso della fotomodella dell'anno. Grazie. A proposito di foto, Giancarlo, voglio fare un ringraziamento, un saluto agli amici della Fondazione Fabio Piccone. I volti di Celano, a proposito di fotografie, fatelo l'applauso, sia in memoria di Fabio che della sua fondazione, la Fondazione Adegli intitolata appunto. I volti di Celano è una bellissima iniziativa che ci aspetta tutti quanti noi a proposito di fotografie per essere immortalati, per fare un'offerta. C'è un fotografo di fama internazionale anche lì, proprio dove sto indicando, dove vedete lì i volti di Celano. Pensate che finiremo su un grande album della memoria storica con appunto i volti di questa splendida e storica città bellissima, Celano, e soprattutto contribuiremo alla causa della solidarietà e della beneficenza. Daremo il nostro piccolo soldino e questi soldi andranno per l'acquisto di un'autoambulanza da parte della Misericordia, la Fraternita di Celano. Evviva i volti di Celano e grazie ancora per tutto quello che ha fatto Fabio Piccone. Dunque, adesso ci prendiamo una piccola piacevole pausa dal concorso riservato alle fotomodelle. Torna su questo palco un giovane fotomodello e cantante. Lo scorso anno me lo ricordo molto bene perché ha vinto questa manifestazione nella sezione degli aspiranti fotomodelli. È lui il fotomodello del 2018 in carica. Ci canta Resta ancora qui con noi Atif. Buonasera a tutti. Ciao Atif. Buonasera. Hey, yeah, yeah, yeah. Quanto dura amarti fa paura, quante mura ci si fa l'arma. All'amore dell'altro, all'amore, all'amore, all'amore dell'altro, all'amore, all'amore. Quanto è dura, quanto è dura, quanto è duro amarsi. Quanto è dura, quanto è dura, quanto è duro amarti. Quanto è dura, quanto è dura, quando siete stati. Quanto è dura, quanto è dura, quanto dei diamanti. Sono ancora qui che aspetti i tuoi passi. Sono ancora qui che aspetto che passi. Ma siamo dei pazzi, quanto è dura e tardi. Hey, yeah. Dove sei? Hey, yeah. Con chi sei? Hey, yeah. Non rispondi più al telefono. Dimmi dai, hey, yeah. Dove vai? Hey, yeah. Resta ancora. Resta ancora qui con me. Resta ancora qui con me. Resta ancora qui con me. Ogni tanto guardo una tua foto e mi chiedo cosa starai facendo, se magari mi starai pensando o se starai nuda già con un altro. Non voglio questi soldi, voglio qualcos'altro. Insieme non ci siamo persi nemmeno un tramonto. Ho perso il conto delle volte che ti ho detto ti amo. Sono due giorni che sto cercando di chiamarti. Quanto è dura, quanto è dura, quanto è duro amarti. Trovo il telefono. Quanto è dura, quanto è dura, quanto è duro amarti. Quanto è dura, quanto è dura, quanto è dura. Quanto è dura, quanto è dura, quanto è duro amarti. Quanto è dura, quanto è dura, quanto è duro amarsi. Quanto è dura, quanto è dura, quanto è duro amarti. Quanto è dura, quanto è dura, quanto è dura. Dove sei? Con chi sei? Non rispondi più al telefono. Dimmi dai, dove vai? Resta ancora qui. Resta ancora qui con me. Grazie mille. Atif,
Stai bene? Tutto bene, tutto bene. Si torna grazie. Sempre sul luogo del delitto. Tu detieni ancora il titolo del 2018 di fotomodello dell'anno, vero? Quest'anno lo passeremo a qualcun altro, infatti, mi fa molto piacere. Poi vedremo a chi tocca. Senti, quest'anno anche da vincitore, da fotomodello, tu sei anche cantante, sei uno showman completo. Com'è andata? Quante cose buone ti ha portato il Festival Europeo? Allora, il Festival Europeo prima di tutto mi ha fatto conoscere tantissima gente. Certo. E in più è stato un bel trampolino di lancio perché oltre a conoscere i concorrenti conosci anche professionisti che del settore che ti aiutano, che non guasta insomma. No, assolutamente no, ti danno anche qualche dritta, cosa è meglio fare, cosa invece è meglio mettere da parte. Bravo. E l'unica cosa che non in è da mettere da parte, soprattutto da mettere da parte, tra l'altro. No, l'unica cosa che non è da mettere da parte è i sogni, l'umiltà e ci mancherebbe altro. Il sorriso nell'affrontare un qualcosa che veramente per noi ragazzi è duro da raggiungere, perché vero, grazie. Lavorare di musica non è facile. Grazie, complimenti, grazie mille per a tutti, buona serata. Qui. Ciao Atef, ciao, ciao. Noi riprendiamo il concorso riservato alle fotomodelle, lo facciamo con la nostra sesta concorrente, ovvero Alessia Di Domenico. Aspetta Alessia, volta pagina e poi arrivi, prego. Perfetto, vedi intanto la tua copertina. Buonasera a tutti. Alessia, parliamo tra qualche istante perché voi siete in gara soprattutto per le vostre foto, per questo mini book shooting. Vai, dibba. Davanti al trittico fotografico mi porto accanto Alessia. Alessia, allora l'età intanto, il microfonino vicino alla bocca. 18. 18 anni. E da dove arrivi? Da Sora, da provincia Sora. Di Frosinone. Eh sì, beh, insomma, poi a Celano conosciamo Sora, ci mancherebbe. Non fosse altro per le ciambelle. Buonissime. Per Vittorio De Sica. Bravissimo. Per la Tatangelo. Super bravo. Cioè, anche poi Sora è bella, no? Piena di talenti. Sì. Assolutamente, ci mancherebbe. Ma soprattutto Vittorio De Sica. Senti, ma invece parliamo del tuo talento. Ti piace proprio stare sul palco? Quanto? Fallo sentire i giurati. Tantissimo. Io ho iniziato con la danza, quindi sono un po' nata sul palco da 3 anni e mezzo e poi ho continuato con la moda, che è la mia più grande passione. Bene, vediamo se la fascia, il titolo, la corona della più bella reame questa sera andrà a te. In bocca Bellissimo. Al lupo ad Alessia Grazie. Di Domenico. Grazie a te. Grazie. Di là. Grazie Alessia. Allora, passiamo ad un'altra concorrente che conosceremo come sempre, ormai l'avete capito, soprattutto attraverso i tre scatti. Ma intanto il volta pagina per Marianna Pantani. Marianna, vieni. Marianna, allora intanto noi ci gustiamo queste tre foto che è scattato quando, te lo ricordi? Quando è che le facesti? A maggio, fine maggio. Perfetto, poi con quel bel sole che c'era quest'anno a maggio, sì, le fatte all'interno, fuori? All'interno e alcune fuori. Ah, ecco perché, maggio è stato un maggembre stupendo. Terribile. Vediamo il book di questa signorina, prego. Vanno via i tre scatti, rimane il volta pagina, ma comunque oramai abbiamo imparato anche il nome e cognome per bene. Marianna Pantani. Sì. Ecco, Marianna, parlaci proprio 3 secondi di te, l'età e da dove arrivi. Allora, arrivo da Velletri, ho 24 anni e studio recitazione. Bene. E faccio la modella. Sei proprio attratta, insomma, a 360 gradi dal palco, dalla macchina da presa, dalla foto e insomma dalle tavole del palcoscenico. Assolutamente sì. Come hai saputo di questo concorso? Ci interessa sapere anche com'è che ci avete agguantato. E via social.
è tanto sì. Tutto lì, ormai passa tutto esatto, attraverso sì. I social, sì. Odiati ed amati. Bene, noi ti facciamo un grosso in bocca al lupo, grazie. Già sappiamo tante cose di te, ma soprattutto abbiamo visto le tue foto. Marianna Pantani, grazie. Da Marianna ad un'altra ragazza che ha pur sempre la M. E intanto il volta pagina per Martina Montalto. Eccola la nostra Martina. Martina. Buonasera a tutti. Bene, tu ti sei messa un bel abito rosso. Vedremo adesso invece com'è rivestita nel giorno in cui hai realizzato lo shooting fotografico. Ci apriamo un pochino. Prego regia. Martina, diciamo che il rosso è il colore che ti piace di più. Il mio colore preferito. Lì hai osato, sei stata un po' più piccante, con uno spacco sempiterno, qui invece c'è ma un po' lo velato. Lo spacco ci sta. Va bene, va bene. Senti, Martina, invece parliamo di te, tu sei piccina in fondo, anche se sei alta. Quanti sì, anni hai? Ho 19 anni. Vabbè, insomma. Abito ad Avezzano, però sono siciliana. Ah, abiti ad Avezzano. Sì, ormai da 5 anni. Sei siciliana, di dove? Di Catania. Di Catania, la Sicilia va citata per bene perché contempla posti bellissimi. E hai detto tante cose già, ma è la prima volta che sfili, nel senso che partecipi ad un evento, invece sei già provetta? No, è il mio primo, la mia primissima esperienza in questo campo. Però sei disinvolta, non sei terrorizzata insomma dal pubblico, dal giudizio? Un po' di ansia ci sta, però va benissimo. Va bene, perfetto, va bene, l'importante è che c'è la concentrazione. In bocca al lupo alla nostra Martina. Ciao Martina. Grazie mille. Ciao bella, ciao. La nostra bella sicula, che lascia invece spazio adesso a Simona Tomassi. Eccola qua. Simona, prima buonasera. Sul grande LED wall e poi dal vivo. Simo, sei pronta? Quelle foto, se potessi rifarle adesso, le rifaresti così o cambieresti qualcosa? Cambiere qualcosa, sicuramente. Eccala. Ma non me lo dovevi dire. No, scherzo. Viva la sincerità. Non so perché ti ho fatto questa domanda. Perché sono un po' disgraziato. Vediamo le foto. Sì. Vediamole, dai. Vieni, vieni Simona. Beh, perché? Mi hai messo un po' d'ansia, sono così carine. Ti sei comportata bene invece quel giorno allo shooting, qual è il problema? Beh, diciamo che si può sempre dare il meglio di sé. Eh beh, certo, ci mancherebbe altro. Quindi... Ma oggi avresti cambiato la pettinatura, avresti cambiato il look, il colore, che cosa? Ti nascondere dietro di me però. Forse semplicemente più, più spontanea, vicino. Più... spontanea. Più spontanea, quindi spontanea. Tu dici eri un po' emozionata. Emozionata. È andata bene, è andata bene. Stiamo vedendo che sei carina, piccina ma carina, e vedremo come andrà per i risultati. In bocca al lupo per la grazie. Classifica. Un bacio grazie. A te. Grazie, grazie Simona, grazie. L'ultimissima concorrente, Natalia Pernetti, Natalia. Sul LED wall anzitutto. Buonasera a tutti. Buonasera, sì, buonasera Natalia, sì, come stai? Tutto bene, grazie. Tutto bene. Allora Natalia, sei pronta? Sì, prontissima. Te li ricordi gli scatti quali sono? Ma abbastanza. Li hai fatti tu, li hai mandati tu? Bravissimo. Siamo curiosi, eccola, una ettrina, prego.
però Natalia, no, complimenti, molto carina. Grazie belle mille. Anche le foto, le espressioni. Grazie. Natalia viene da dove? Da Terracina. Da Terracina, provincia di Latina. Certo, sì, che è litorale laziale, diciamo. E quanti anni hai? 19 anni. 19 anni. Studi, sei già nel mondo del lavoro? No, devo intraprendere l'università. Hai già scelto? Sì, indirizzo ostetricia. Ostetricia. Ah, ostetricia. E qualche liaison tra questo che ti piace o questo è soltanto un hobby, non pensi possa diventare una professione? No, assolutamente, lo faccio da quando avevo 5 anni. Per divertimento? No. Da sempre? Sì, da quando avevo 5 anni. Poi ho smesso per problemi di distanza anche per quanto riguarda la scuola. Sì. Perché andavo a Milano, Firenze, quindi era diventato un problema, diciamo. Ti credo, ma soprattutto voglio dire, no, 5 anni... Sì. Qual era il sindacato che ti proteggeva? Nel senso, andavi con mamma e papà, esatto, facevi sì, le pubblicità per i bambini. Come no? Però adesso non hai scelto una facoltà relativa allo spettacolo, vorrei fare una cosa invece molto più seria, diciamo, no? Sì. Più morigerata, l'ostetrica. Esatto, perché mi piace stare a contatto con i bambini, quindi... Mi piace sta ragazza, mi piace. Va bene, bene. Natalia Pernetti, tante care e belle cose. Grazie mille. Ciao. Un bacione alla nostra futura ostetrica. Prima abbiamo conosciuto un giurato, Fabrizio Imas, adesso è la volta di conoscerne ancora un altro stilista, fotogiornalista ed esperto di moda tutto tondo. Ho detto che ha il nome d'arte, al secolo Raimondo Rossi, in arte Ray Morrison. Ciao Ray. Buonasera. Bel applauso per Ray. Ciao a tutti. Ben arrivato. Grazie. Ben arrivato Ray. Tu sei reduce da un'avventura, da un'esperienza professionale hollywoodiana, nel senso sei stato proprio ad Hollywood. Com'è andata nella patria mondiale del cinema? Che esperienza pazzesca è stata? Beh, interessante, sicuramente lì è un po' cinema, moda, entertainment, un po' tutto insieme, quindi è pieno di energia, molto bello. Quanto tempo sei stato, Ray? Vado ormai 2 volte l'anno, quando ci sono le settimane della moda, quindi... Ma stai un po' di marzo, giorni? Sì, almeno un mese. Ah, che meraviglia. Sì. Siamo contenti però di averti questa sera a Celano. Grazie, quindi... io. Che è bella, non è Hollywood, ma hai visto quante bellezze abbiamo qui? Beh, fatti direi un giro, che sì, sicuramente. Poi l'Italia, bella... voglio dire, sì, no? Ecco sì, appunto. Assolutamente. Con tutto il rispetto per Hollywood, ovviamente noi ci teniamo le bellezze di casa nostra e qui a Celano ce ne sono tante. Ray, grazie per la tua presenza e bocca al lupo per tutto. Grazie. Tanti cari auguri. Grazie. E buon lavoro in giuria, Salutami tutti gli amici della giuria. Grazie. Ed ora un ospite attesissimo. Molto amato, lo scorso Festival di Sanremo, quello di quest'anno, il 2019, lo ha visto protagonista insieme a Nino D'Angelo con una bellissima canzone che questa sera riascoltiamo e che vi dedichiamo davvero con tutto il cuore. Un'altra luce con noi, direttamente dal Festival di Sanremo, c'è Livio Cori. Grazie. Ciao Celano. Fate sentire la voce, tutti quanti. Sì. Ed vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ed vega così, sembra che il paradiso si nasconde anche in questo mondo, dove un giorno dura un secondo. Un pappano fine senza mai carino. Rinde tiene a guerra non lo fai per io. Pare che l'abitudine non fa per te. Quando dici sti cose tu assomigli a me. Tu assomigli a me. Tu assomigli a me. Oh yeah. Tu assomigli a me. Mai capito come scaldarmi quanto il sole, ma tu sicuro sai illuminarmi dove l'ombra raffredda il cuore. E fammi vedere, guardi questa luce, fammi vedere, fammi vedere, fammi vedere, guardi questa luce, fammi vedere, fammi vedere. Arriva sta luce, fammi vedere, fammi vedere, fammi vedere. Arriva sta luce, fammi vedere.
pozzo la centuccia che da piccio la vita, quando non ci grida, quando non ci grida. E da vega cussi, quella faccia pulita, si è sporcata coi graffi del tempo che fugge, che colpisce ma non ci distrugge. E da vega cussi, mentre passa una vita, e io non me ne accorgo perché mi ha distratto quell'idea di non essere adatto. Mi vado una parola che non può sentire, avevi una ragione che non sai capire. Mi porto una parola devo favore, un bello che non pira ma sta attorno a te, attorno a te, attorno a te, oh yeah. Attorno a te. Rubano suoni, si dono un oracco, ma stai sicuro, che si rispieta l'ora, o pare l'urta fuori. Fammi vedere, a tu arriva sta luce, fammi vedere, fammi vedere, fammi vedere, a tu arriva sta luce, fammi vedere. Celano, fammi sentire il tuo urlo. Grazie. Ogni volta che canto questa canzone vorrei portare Nino appresso perché mi trovo delle situazioni. Grazie Livio, Livio Cori, lo abbiamo applaudito, lo abbiamo apprezzato. Grazie, grazie al Festival di Sanremo con il grande Nino D'Angelo. Grazie al compagno di viaggio che è stato con te. Sparito poi. È sparito, come la magia. Ci vediamo dopo Livio. A tra poco. Ciao, 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 ciao. Grazie, grazie Livio Cori. Ci è piaciuto anche al Festival di Sanremo e questa sera è qui con noi. E adesso ancora alta moda, ancora l'alta moda sul palco del Festival Europeo qui a Celano con il vincitore della sezione Fashion Designer della scorsa edizione di questa splendida kermesse. In due parole, per voi, cari amici, le creazioni moda di Alessandro Lustro. We'll be right back.
creazioni moda di Alessandro Lustro con le nostre splendide mannequin. Ragazze, restate qui. Alessandro, bentornato, bentornato. E lo so che ti stai gustando le tue splendide ragazze. Buonasera a tutti, sì. Senti Ale, sei tornato stavolta però insomma, come dire, più serenamente, perché sei il vincitore di questa di questo festival nella sezione Fashion Design. Com'è stato quest'anno da vincitore? Guaglio. Bellissima emozione l'anno scorso, adesso ancora di più perché è un'emozione diversa. Quest'anno è stato bello, ha portato fortuna, ha vinto quest'abito ha fatto un po' il giro del mondo, è passato per Mosca, San Pietroburgo, poi Parigi, Monte Carlo, è ritornato qui e adesso andrà a New York. Quindi, tra l'altro, tu sei appunto fashion e anche gioielli designer. Sì, Alessandro, mi occupo anche di gioielli. Alessandro, c'è un progetto futuro, dell'immediato futuro, che vogliamo promuovere, che ti riguarda? Non è ufficiale, ma ritornerò in Oriente perché già sono stato lo scorso anno in Malesia, quindi poi c'è la settimana della moda a Milano, un po' di cose, meglio non parlarne prima dell'ufficialità. Tanti cari auguri ad Alessandro Lustro. Grazie ancora. Viva le nostre mannequin. Ciao, grazie ragazze. Ciao Alessandro. Ciao. Microfono terrore quinte, grazie. Dunque, è vero che da scaletta preparata dagli autori era previsto alla fine, ma vedo una piazza gremitissima, mi sembra doveroso, ecco, mentre loro si squintano, salutare tutti gli sponsor. Sono passati gli spot bellissimi di Giancarlo Di Pangrazio a ripetizione in loop, come si dice, ma adesso passiamo, armi e bagagli, alla terza sezione del Festival Europeo, quella riservata agli aspiranti fotomodelli. Dibba! Saluto e chiamo accanto a me il direttore artistico di questa sezione del premio, Laura Vulpiani, che mi raggiunge accompagnata dal top model internazionale Emil Montenegro. Ciao Laura, ben arrivata. Grazie Emil, buonasera e ben arrivato. Noi ci mettiamo, Laura, il microfono intanto, grazie. Venite accanto a me però, non so bello come Emil, ma puoi venire pure accanto a me. Allora, carissima Laura, intanto una grande emozione, tu segui le orme di mamma Alexandra. E tanto che non ti vedevo, sei cresciuta anche molto bene. Senti Laura, cosa auguri a questi ragazzi che si contendono di qui ai prossimi momenti, ai prossimi segmenti del Festival Europeo, la palma del più bello? Gli auguro di inseguire sempre i propri sogni e di raggiungere i loro obiettivi rimanendo comunque nell'umiltà, che è un valore molto importante. È vero, è vero, è vero, grazie. Laura è il direttore artistico di questa sezione del Festival Europeo. Emil, benvenuto tra noi. Tu grazie, sei molto. Un modello, fotomodello internazionale. Lui può contare sull'affetto di 350.000 followers su Instagram. Collabori con brand di successo, ma c'è un particolare, come dire, trucco segreto per così tanto successo, Emil? Ma un vero e proprio segreto non c'è. In inizio bisogna avere un po' di fortuna e anche molto determinazione. Sì, anche bisogna essere se stessi, umili e educati con tutti. Questo è molto importante. Emil, ci vuole tanta fortuna con C maiuscola per fare successo. Grande fortuna con C, grande, grande maiuscola. Perché no, poi il bello che non va avanti, chi è che è bravo? Quello è il bello. Bene, ma è tutto un altro discorso. Emil dice, ma che sta di questo? Grazie Emil, hai perfettamente ragione. Un applauso a questo grande modello internazionale. E adesso, siccome siete molto belli e molto bravi tutti e due, c'è un piccolo omaggio per voi. Kruder vuole omaggiare appunto il nostro amico Emil, mentre invece Victoria Flo vuole omaggiare la nostra Laura di casa, però di casa. Omaggiamo con Kruder Emil, perfetto. E vi dico che Kruder è abbigliamento uomo, ovviamente, ad Avezzano in via Garibaldi, a cura della store manager Martina Allegritti, che sapevo dovesse salire, Martina, e dalla sales manager Maria Pia Allegritti, in collaborazione con Silvia Frani. Però evidentemente hanno mandato la mia monia e va benissimo così. Invece l'omaggio per Laura è da parte della boutique Victoria Flo, abbigliamento donna di via Corradini ad Avezzano, grazie ad Antonella Saracino che è nella responsabile. Omaggione per Laura, grazie a Kruder, a Vittoria, ma soprattutto grazie a Emil Montenegro e a Laura Vulpiani. A lei, grazie Moni, a dopo, grazie. Bene, adesso iniziamo, entriamo proprio nel vivo di questo terzo segmento del Festival Europeo.
sono 6 ragazzi che si sfidano e che arrivano da tutte le regioni italiane. Anche per i ragazzi, come è stato per le ragazze, noi andremo ad apporre un voto, meglio i giurati, valutando soprattutto le 3 famose foto. Primo concorrente, volta pagina. Giuseppe Sicondolfi. Buonasera a tutti. Ciao Giuseppe. Come stai? Bene. Allora, vieni vicino a me. Senti Giuseppe, parlami un po', proprio qualche secondo di te. Tu sei proprio un bimbo, quanti anni hai? Ho 17 anni. Si vede. Vengo da Napoli e studio ragioneria. Studi ragioneria, oh bravo, uno deve sempre ragionare bene. Senti Guagliù, ma da grande che vuoi fare? Un ragioniere? Come a Fantozzi? Commercialista. Commercialista, bravo. Intanto adesso, mi raccomando, facciamo le cose fatte bene. Noi guardiamo le tue foto, Sono fighe queste foto? Sono belle? Speriamo. Le vediamo subito, regia, vai. Vide le facce mentre ti riguardavi, che pensavi? Ma guarda che sfaccimmo, va, no, invece è un bel ragazzetto. Perché ti sei piaciuto mentre facevi le foto e rivederle, che emozioni ti ha dato? Dillo qua per il microfono. Potevo fare di meglio. Maro, va bene, che è andata benissimo, si entra a me. Giuseppe Sicondolfi ha dato il meglio di sé, grazie in bocca al lupo. Ciao. Grazie Peppe. A tutti, ciao, buonasera. Ciao. Mi sono poi emozionato, quindi ho potuto scherzare un pochino. Secondo concorrente, una bella grafica per Ergis Nelly. Eccoti, qui elegantissimo, qui invece molto casual. Bene, bene. Senti, Ergis, tu quanti anni hai e da dove vieni? E vediamo, allora, le foto. Ho 21 anni, vengo da Vezzano, sono nato in Albania, però sono cresciuto in Italia e adesso vivo a Londra. Vivi a Londra, però insomma sei arrivato da Vezzano, nel senso che vivi quando sei in Italia da Vezzano? Vivo ad Avezzano quando sono in vacanza, vivo a Londra quando lavoro. Mamma mia, sei più sfigato di me, le vacanze le fai a Avezzano, benissimo. No, scherzo, la mia città, scherzo, ci mancherebbe. Senti, vediamo le foto. Va bene. Io non ho capito da dove vieni, ma non fa niente, scherzo, foto. Grande Ergis, io scherzo perché vedevo le fotomodelle un po' più sciolte, ma le ragazze si sa che sono più, insomma, tempra. Più forte. Voi siete un po' più timidini stasera. Perché, non so, questa è la mia prima esperienza davanti a tutti, dalle persone della mia città. Hai visto quanta gente stasera? Sì. Senti, te che hai fatto il giro del mondo prima, mi hai detto, a Celano vieni qualche volta? Sì. Oh, sì. Visto che, insomma, quando come sei... No. Perfetto. In bocca al lupo. Grazie. Ciao Ergis, ciao. Prossimo concorrente... è Francesco San Germano, grafica. Ui, Franci, ciao. Eccoci qua, ciao, sei arrivato presto. Francesco, facciamo una cosa, almeno ti ambienti un po'. Sì. Vediamo le 3 foto? Va sono bene. Belle le foto che vediamo, presentacele, sono belle? Si spera, non lo so perché ancora devo vederle. Ah, andiamo bene, ancora devi sviluppare le foto. Prego. We'll be right back.
Senti Francesco, intanto ho visto l'adesivo disposto a croce, che cosa sì, c'è scritto? Scusa, ma noi presentatori siamo curiosi, che allora, c'è scritto? A sinistra sarà scritto Serenity, che significa serenità, poi a destra Courage, che sarebbe coraggio, certo. Sopra c'è la chiave di Sol che indica la musica, sì, certo. Io canto e amo la musica, e poi Sol che vuol dire anima, che se riesci ad ascoltarla ti regala tante sorprese. Questo te l'ha consigliato Goccia con l'aiuto invece? Sì, no, no. Però me l'ha fatto Picasso. Ah, beh, beh. Sì. Senti, Franceschino, tu vieni da dove mi hai detto? Da Nola, provincia di Napoli. Sì, conosco bene, conosco bene. Sì, io però sei proprio italiano, tu originario? Sì, 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 sembro straniero, forse sono un po' neretto. No, però... ma tranquillo che no, ci mancherebbe, insomma. No, dico perché è un po' l'occhio orientale, ecco perché ti dicevo sì. Questa cosa. Però il cognome si vede che è italianissimo. Sì, italiano, italiano. Ci mancherebbe altro, ma se fossi stato straniero sarebbe stata la stessa cosa. Ok. In bocca al lupo, anche e soprattutto per gli studi, studi, sì. Ho appena finito il quinto anno, ora sono disoccupato e... Ma sei disoccupato? Ma veramente? Sì. Ma tu guarda, ma come, sono tutti occupati e felici, tu sei... Figlio mio, ma tu sei anche giovane però, aspetta, sì, no? Sì, sì, da voglia di fare. Dai, cerca di vincere stasera, in bocca al lupo. Ciao, ciao Francesco, ciao. Allora, sono un po' emozionati questi ragazzi. Prossimo concorrente, volta pagina per Manuel Gallese. Manuel, ciao, ciao Manuel, bocca al lupo, anzitutto. Manuel, vediamo queste foto? Vediamole. Di che colore ce le hai gli occhi, Manuel? Verdi in teoria, molto verdi. Verdi, a volte sono anche un po' grigi? A volte. Come la bambolina che aveva nonna sul televisore a seconda che piovesse o scesse il sole, quella là, me la ricordo, vai. Tre foto. Vieni, vieni Manuel. Allora, mi hai fatto vedere che io guardo le facce che fate mentre guardate, vi rivedete sul grande schermo sull'Edual. Hai fatto una faccia, cioè dire, cioè, in approvavi realtà, o disapprovavi? Pensavo fossero molto peggio. No, non è vero, dai, fare il modestone, anche se l'umiltà vi aiuta sempre. Manuel, che cosa fai nella vita? Detto proprio in tre battute. Vabbè, sono di Avezzano, ho certo. 21 anni e studio all'Università La Sapienza di Roma. La facoltà? Lettere e filosofia. Perfetto, un 21enne da Avezzano, lettere e filosofia. In bocca al lupo a Manuel Gallese. Ciao Manuel. E noi passiamo all'ultimo concorrente per questa sezione. Abbiamo come sempre la grafica anche per lui. Ciao a tutti. Ciao Gianluca, ciao. Piacere mio, Gianluca, poi ci chiamiamo in maniera molto simile. Gianluca Lampis. Gianluca, le foto ti ricordi quando le hai scattate, insomma, eri di buon umore, appena le hai riviste hai detto porca miseria aver potuto mettermi... Si può sempre fare di meglio. Certo, però, me lo alzate un pochino questo qui poco poco, grazie Alberto. Allora, siamo pronti, le vediamo? Sì. 3, 2, 1, regia, vai. Gianluca, beh insomma mi sembrano tre belle foto. Gianluca, grazie. Tu gli dai con la palestra, eh? Sì, lavoro. Pochino, Lavoro mio, personal trainer. Un po' meno con le fettuccine gli dai, vero? Un po' meno. Una volta a settimana, la domenica. Sì, quando avete lo sbaffo, esatto, quello lo lì sgarro, proprio, sì. Lo scifo come si dice, si mettono lì e mangiano di tutto, sì, perché sì. Potete sgarrare. Certo, tu come sgarri? Io ho degli amici che veramente quando sento quello che mangiano mi sento male. No, io pizza, sushi e hamburger, questi sono i tre sgarri, ogni tanto fettuccine. E durante il giorno invece che tristezza? Durante la settimana riso, pollo, bresaura, un po' sempre le stesse cose. Evviva Mister Rotolino 2019. Oh, porca miseria. Senti Gianluca, le foto le abbiamo viste?
In bocca al lupo, tu studi, lavori, fai questo lavoro, personal immagino. Personal trainer, sì. Personal trainer, e però sei attratto anche dal mondo della moda. Sì, speriamo di... Mi hai detto quanti anni hai? 24. E da? Roma. Roma. In bocca al lupo al nostro Lampis. Ciao Gianluca, grazie. Bene, questi erano i nostri ragazzi, abbiamo scherzato, giocato, perché, ripeto, li ho visti un po' più emozionati e in apprensione rispetto alle nostre fotomodelle. I giurati stanno intanto elaborando, stanno facendo i loro calcoli, poi mi daranno molto velocemente i risultati. Adesso davvero un ospite straordinario, molto atteso, è un noto fotografo di fama internazionale e anche promotore di campagne promozionali shock, e una la vedremo questa sera. Presidente della Camera Nazionale della Moda Svizzera, direttore della New Faces Model Agency, agenzia riconosciuta dalla Confederazione Svizzera per la sua serietà, per la qualità e per i suoi oltre 20 anni di gloriosa attività. Organizzatore di eventi internazionali, svizzero di adozione ma italiano di nascita, è uno dei grandi maestri contemporanei e viene definito, pensate, il fotografo della luce. Le sue immagini moda spaziano dalla sofferenza alla gioia, dai sentimenti e cambiamenti, lo stupore, l'ironia. Una lunga carriera iniziata 40 anni fa. Il nostro ospite graditissimo ama ripetere che l'Italia e la Svizzera sono due paesi meravigliosi e pieni di grandi artisti. Egli spera di essere una goccia in mezzo a questo grande oceano di arte. Molti premi ricevuti, fra questi il riconoscimento a Palazzo Marino, sede della Municipalità Milanese, il premio ricevuto dal sindaco di Lugano, dalla procura del Tribunale di Milano e tanti altri ancora. Ecco, noi lo accogliamo con un forte applauso, Franco Taranto. Buonasera Presidente, buonasera, molto lieto di incontrarla al Festival Europeo, Presidente appunto della Camera Nazionale della Moda Svizzera. Presidente, io sapevo che sarebbe arrivata anche Vanessa, semmai poi l'aspettiamo, quando volete mi mandate, vieni Vanessa, vieni. Vanessa Mini è la bravissima cantante che prima, durante il défilé di Stefano Montarone, ci ha allietato appunto e ha accompagnato le modelle. Perché la chiamo? Perché è protagonista di uno spot che il presidente, che la sua struttura ha realizzato, diciamo promuovendo la lotta contro la violenza sulle donne, in cui è coinvolta anche la nostra Vanessa. Io direi, facciamo l'applauso, assolutamente sì. Direi, Presidente, di vedere lo spot, se la regia è d'accordo, e poi ne parliamo subito. Guardiamolo qui tutti insieme. Molto forte. Victims of Beauty, veramente è una cosa terribile, sono delle immagini che non vorremmo mai vedere, ma non possiamo sfociare nella retorica, purtroppo le vediamo anche troppo spesso. Presidente, oltre a dirle grazie per essere qui, per aver scelto il proscenio importante del Festival Europeo, vorrei chiederle qual è il messaggio che si cela appunto nel progetto Victims of Beauty. Buonasera a tutti, io sono onorato di essere qui. Secondo il mio punto di vista, sicuramente la cultura aiuta tanto in questo tema delicatissimo che mi tocca particolarmente, ma trovo che comunque soprattutto la politica oggi ha gli strumenti per intervenire con delle leggi più forti e a favore della donna. Detto questo, trovo che sia fondamentale l'educazione fin da piccoli ad amare e rispettare la donna. Presidente, grazie, un applauso, perché sono parole davvero dense di spessore. Continuiamo a vedere queste immagini relative evidentemente a dei vostri eventi, vero Presidente? Sì, sì. Ce le può commentare se vuole, prego. Questo è Palazzo Marino, tra l'altro con degli stilisti internazionali che sono intervenuti, Gatto Pancieri anche, tanti altri, tra l'altro anche Giuseppe Fada, che credo che sia venuto qui, se non sbaglio, l'anno scorso. Credo proprio di sì, se l'anno non ricordo scorso, male. Se non sbaglio. E tra l'altro lui fa parte della Camera Nazionale della Moda Svizzera, anche lui come special guest. Ecco, intanto vediamo tutti i vari riconoscimenti che non sono stati conferiti. Vanessa, ecco, possiamo comunque intanto... Tanto comunque si vedono le immagini per bene, ti do del tu Vanessa, tu sei giovanissima, ti abbiamo visto protagonista di questo spot, sei proprio sì. Tu che dici appunto con piglio veemente
non lo fare mai più, in sostanza. No, non lo fare mai più perché altrimenti sono guai. Certo. Perché io penso che sia ora di dire basta, che le donne devono essere viste come delle vittime. No, noi donne siamo forti e non accettiamo assolutamente, bravissima, che qualcuno ci metta le mani addosso se non per darci carezze, abbracci e baci. Ok? È vero. Tutto qui. Quindi... Presidente, grazie, Vanessa, davvero brava. Poi detto così, anche con questo sorriso accennato, è ancora più forte il messaggio. Presidente, so che lei ci teneva a dire anche dell'altro, voleva esprimere un suo pensiero, prego. Perché poi c'è una sorpresa per lei, E intanto chiedo a Tony Di Renzo, l'assessore, di raggiungerci dietro le quinte. Grazie, Tony. No, più che altro volevo fare un grandissimo bocca al lupo a tutti gli artisti di questa sera, ai giovani, di ricordarsi sempre di essere umili, anche perché i veri valori, a mio modo di vedere, sono altri. Quello di questa sera deve rimanere un grande accessorio per provare una grande emozione. Grazie, grazie a Franco Taranto, presidente della Camera della Moda Svizzera, ma soprattutto personaggio davvero di elevatura internazionale, che questa sera ci onora della sua presenza. Ci raggiungono l'assessore alla promozione turistica e grandi eventi del comune di Celano, Tony Di Renzo, e la dottoressa Rosa Pestilli del gruppo Sicurform per la consegna di un omaggio. Buonasera intanto, Rosa. Buonasera, mettiti pure accanto del presidente. Ciao Rosa e ben rivista, un bacio a te, un po' che non ci si vede, soprattutto sul palco. Ecco, mettiti da questa parte e aspettiamo anche l'arrivo dell'assessore Tony Di Renzo, che comunque ha fatto un percorso, devo dire, ad ostacoli, in quanto c'è tantissima gente, le quinte sono affollatissime, quindi vi pregherei di farmelo passare gentilmente, grazie assessore, perché intanto l'assessore porterà un suo breve saluto come assessore al ramo, appunto, ai grandi eventi. Buonasera intanto Tony, ben arrivato. Tony, prima della consegna, Monia, intanto ci puoi raggiungere. Tony, io ti darei il microfono per fare un brevissimo saluto da parte, appunto, del tuo assessorato, l'assessorato ai grandi eventi. No, io faccio l'assessore a turismo e spettacolo, e questo penso che è proprio un grande spettacolo. Un grande spettacolo. Un grande evento, un certo. Grande spettacolo, un grande evento, tanti bei ospiti e tanta bellezza. Grazie. Beh, quella che ce l'hanno merita. Grazie. Allora, Rosa, immagino che tu voglia dire qualcosa e poi grazie, grazie. Passiamo il microfono alla dottoressa Rosa Pestilli e poi so che nelle tue mani scivolerà questo riconoscimento. Buonasera che a tutti, va grazie a Franco Luca. Taranto. Grazie, un saluto a Celano, paese a me particolarmente caro perché è il paese dove sono nata. Sono molto onorata di effettuare questa premiazione e soprattutto perché anche in questo settore, Luca, permettimi, c'è cultura e c'è soprattutto preparazione e quindi è un dubbio fondamentale. Un ringraziamento in particolare va all'amministrazione comunale perché non è semplice. Mi dici sempre che sono mazzinga, io dico che oggi è difficile rappresentare il proprio paese, le proprie origini, valorizzare il territorio, e questo paese merita, lo sta facendo in una maniera eccellente, e soprattutto tu che sei veramente bravissimo, non serve che te lo dico perché lo sappiamo tutti. Grazie. E soprattutto il vero mazzinga sei tu questa sera, perché il mese di agosto, non so quanti eventi, il mese di agosto sono 31 giorni, lui presenta 85 eventi, quindi non so, effettivamente sei veramente gigrobo, dai. Complimenti, uno differente. Grazie. Dall'altro. Troppo e sono, buona. E sono onorata soprattutto di avvicinarmi alla Svizzera, perché io mi sono specializzata in Svizzera ed è anche questo paese, un paese a me caro, e cerchiamo sempre di rappresentare al meglio la nostra Italia, ma la nostra Europa, e quindi il maestro qui lo fa in una maniera veramente egregia. Grazie a tutti, buonasera a tutti. Grazie a te cara Rosa, ti libero le mani perché adesso sarà proprio la dottoressa Rosa Pestilli a, come dire, conferire questo riconoscimento al grande, grandissimo Franco Taranto. Grazie a Vanessa Mini, all'assessore Tony Di Renzo, al presidente Franco Taranto, alla dottoressa Rosa Pestilli. Grazie Monia, grazie a voi tutti. Ciao, grazie, grazie. Adesso una coppia davvero esplosiva, una coppia artistica esplosiva, migliaia di followers anche per loro, soprattutto di visualizzazioni, sono notissimi nel web e non soltanto. Grande energia e grande personalità, sono con noi Andy e Mr. Bacon. Bella Celano, ci Ma siete o no? Mi fate un po' di casino? Yeah. Ehi, maldita pobrezza. Sì. Ehi. Mr. Bacon,
Lei si lamenta perché sono un bandolero. Sto nella calle, fumo e bevo quando quiero. Scusami baby se penso solo al dinero. Voglio comprare Gucci, Prada e Philip Lane. Sogno il mio culo su una coupe serie 6. Lei che mi chiama e dice Andy dove sei? Mami è tutto ok, sto nel barrio con i miei. Bando, 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 bandolero. Bando, 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 bandolero. Penso a quando, quando, quando ero giù nella calle con i miei frasi di nero. Hey. Tutti lo sanno, sei un cocco di mamma. Cocco di bamba, sembra un cocco di bamba. Sto a Santo Domingo ma non sotto una palma. Sto dentro al barrio dove senti il rap, pa, pa, pam, pam. Le muove il culo tipo rap, pa, pa, pam, pam. Mister Beco sopra il beat. Lei non mi chiama Andy, mi chiama Casanova. Voglio svegliarmi a casa nuova con lei che dice hola. Dominicana nel letto, mica spagnola. Mentre mie fra Natale fanno pacchetti con la stagnola. Bandolero, bandolero come Calderon. Già da bambini nella calle Callejon. Il tuo tipo Maritone ha trasformato il reggaeton, il repetono. Tutto il cartello di Cali dentro l'iPhone. Io bevo mamma guana e tu sei un mamma huevo. Io fumo marijuana, sei tu che resti scemo. E te le stai scopando solo perché c'ho due soldi. Io me le sto scopando anche se c'ho solo due sogni. Non sei Pablo, non sei Giappo, tu ti chiami Mario. Fai commesso da Zara, fra mica fai zigario. Sei un cavaliere, mami io sono un bandolero. Buonasera Celano, questa chi la sa la canta. Ehi, ehi. Una gira con la panza, il papi, la Trento Iota. Una mi chiama con le folle, l'altra usa il Nokia. Una beve solo cristal, l'altra whisky e coca. Una vende la droga, mentre l'altra fa yoga. Una la vedo la mattina, l'altra di sera. Una mi dice ascoltami no, mentre la trasfera. Una il portafoglio pieno solo di pezzi viola. Di sushi. L'altra invece l'ho conosciuta già alle popolari. Suo padre ha una banda con l'adesivo Ferrari. Mi dice baby quando è che sfondi e poi mi porti via. Sogna una casa in centro via dalla periferia. Mentre la prima prende 30 all'università. L'altra no, non frequenta, sta chiusa dentro un bar. Una mangia caviale sopra una barca Ibiza. L'altra in un monolocale mangia un pezzo di pizza. E mi sono innamorato di due tipe opposte. L'una con l'altra frate le tengo nascoste. Di una mi piace quando dice ti amo. Dell'altra mi piace come quando scoppiamo. Mamma dice, vendi quando smetti questa vita. È come droga ma non costa mica. Mercedes bianco, questa tipa. Voglio portare tutto il blocco in Costa Rica. Dingli, 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 wow. Vengo da dove chiami Brocchi, non è tuo fratello. Perché se mi è più facile portare sto fardello. Faccio un macello quando arriverò sulla vetta. Ho troppa fame, no, non basterà una sola fretta. Vado di fretta, sì vado di fretta. Fumo sativa, non niente sigaretta. Vita in salita, ma quale linea retta? Mai dato retta a chi diceva prendi una lavia, tieni la strada. Uscito da ogni vincolo, pur restando nel vincolo. Per suo padre ridicolo, ma per lei sono un idolo. E ancora non l'ho scritta e già mi chiedono il titolo. Ridimo, porto tutto il blocco in Costa Rica. Mica mi conoscono, adesso mi riconoscono. Le prime rime da quando c'era ancora la lira. Ora mi pagano per entrare mentre tu fai ancora la fila. Questa è una rapina, dalla cabina dicono buona la prima. Maldita pobre stavamo pa' in cima, vamo pa' arriva. Perché quando ci credi prima o poi arriva. Guardami negli occhi, ci conosco, lo sai. Yeah, 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 yeah. La mia unica forza è che non ho mollato mai. Ecco perché la sala canta. Ecco perché mamma dice Andy quando smetti costa vita. È come droga ma non costa mica. Mercedes bianco costa tipa. Voglio portare tutto il blocco in Costa Rica. Mamma dice Andy quando smetti costa vita. Le dico è come droga ma non costa mica. Sono in studio da becco se vuoi porta una tua amica. Tiro su un po' di cash e volo in Costa Rica. Costa, 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 Costa Rica. Sta roba è come droga ma non costa
Ben ritrovati, ciao Andy, come stai? Benissimo. Vieni, Ayub. Ayub, bravissimo. Un applauso, grazie. Ragazzi. Grande. Mr. Bacon. Ciao, ciao. Andy. Grazie. Grazie, ragazzi. Grazie, grazie. Una sferzata di grande energia, davvero. Io volevo venire così stasera, poi non mi hanno fatto entrare a Celano. Vai. Bene, grazie. Grazie. Ciao. Ciao, ciao a tutti, grazie. Bravi. Troppo forti questi ragazzi, bravissimi davvero. Diba, sei pronto? Siamo arrivati alla quarta sezione del Festival Europeo, quella riservata ai fotografi, ed eleggeremo il fotografo dell'anno. Ma ovviamente adesso la linea di nuovo un secondo alla regia per la sigla relativa a questo spicchio del nostro evento. Prego. Allora, mi raggiungono per un breve saluto e un augurio il direttore artistico di questo spicchio del concorso, Emanuele Novelli, fotografo di tanti VIP, da Fabrizio Corona alle Buonasera. Dorotella, a Jane Alexander, ciao caro, ciao. A Rossella Brescia, e Max Moore, fotografo di fama nazionale e non solo. Ciao Max. Allora ragazzi, io sono l'albero maestro, non vi mettete dietro di me, altrimenti non ci vede nessuno. Caro Emanuele, alla prima edizione di questa manifestazione fosti concorrente ed ora direttore artistico. Il tuo nomignolo artistico è fotografo dei VIP, hai realizzato servizi per tanti, Corona, Soleil Sorge, che è nostra e di Avezzano, la bellissima Rossella Brescia. Come fai a coniugare gli impegni di fotografo con quelli di direttore artistico di questa parte importante del Festival Europeo? Buonasera a tutti, innanzitutto. Io dico sempre, se fai le cose con amore, riesci. Quindi diciamo quella è la cosa che fa andare il segreto avanti. Esatto, è il segreto, è la passione. Sì, è fai quello che ti piace, non lavorerai mai neanche un giorno della tua vita. Assolutamente, non sei mai stanco. So cavoli, nel senso che anche quando fai quello che ti piace lavori e tanto. È vero. Grazie, intanto è un piacere averti con noi, Emanuele. Grazie mille. Max, che piacere ritrovarti. Buonasera a tutti. Grande Max, recentemente hai realizzato un servizio di moda a Madrid, questa esperienza spagnola e madrilegna. Come è stata? È stata fantastica perché ho trovato un'equipe preparatissima e ho avuto un esecutore, diciamo direttore di editoriale che mi ha lasciato libero senza paletti, e per un artista questa è la cosa migliore. Non ti hanno imbrigliato, insomma. Assolutamente. Certo, assolutamente. Questo è stato importante, quindi grande esperienza, ci fa piacere averti in famiglia, quindi bentornato al Festival Europeo. Grazie mille, grazie Celano, una cittadina bellissima. Grazie mille. Celano e Celano. Grazie. Grazie, mille. Grazie. Me lo puoi portare dietro le quinte, grazie Max Burr. Passiamo ai concorrenti, agli aspiranti fotografi, o meglio, sono dei fotografi aspiranti fotografi dell'anno. Arrivano anch'essi da ogni dove e vi racconteremo un po' di loro attraverso quattro foto. La sigla l'abbiamo già mandata. Primo concorrente, primo volta pagina per questo signore. Ecco qua. Allora, intanto, buonasera. Buonasera. Buonasera Carmine. Carmine Frigioni. Carmine, vogliamo vedere prima i quattro scatti? Meglio, perché noi vi valutiamo non per come siamo vestiti o per quello che diciamo, ma per questo che stiamo per vedere. Prego Giancarlo. Beh, insomma, ovviamente Eolo è il tema dominante. È il tema dominante di questa e cosa, nonostante grazie. Le foto, devo dire, molto belle, nonostante fossero foto, il giramento di pale si vedeva lo stesso. C'è tutto quanto. Sì. Senti, Carmine, da dove vieni? Ti do del tuo, anche se dunque, sei un po' meno ragazzo di me. Certo, tranquillo. E sono nativo di Aielli, abito a Roma. Ah, di Aielli? Marsicano. Marsicano. Vivi a Roma? Vivo a Roma e queste sono foto realizzate qui a Collarmele. Beh, insomma, era un giramento uno strano. Certo, esatto. L'ho riconosciuto subito. Tutto in casa. Sono le pale eoliche di Collarmele. Carmine, è una vita che fa il fotografo? Sì, parecchio. Sarebbe quasi bello questa sera. Quanto? Quasi 60. In che senso? Perché quanti anni hai, scusa? Hai detto? 63. Cioè tu a tre anni facevi le foto? A tre anni no, ma a cinque.
cinquantina saranno. Bravo davvero, ma anche a questo punto un po' di più. Grazie davvero di cuore, in bocca al lupo per il titolo di fotografo dell'anno. Grazie a tutti, buonasera. Grazie Carmine, grazie. Una donna, un'aspirante fotografa dell'anno, anche per lei una deliziosa grafica di presentazione. Carolina, vediamo come volano i quattro scatti. Prego. Carolina, da dove vieni e quanti anni hai? Vengo da Vezzano e ho 18 anni. Hai 18 anni, ma sì. Sei una bimba. Senti, alle foto, sei un po' incavoleta alle foto. Che ce le rappresenti? Che cosa rappresenta uno stato d'animo? L'estasi, abbiamo detto? Sì, io sono convinta che le foto possano rappresentare molto meglio ciò che manifestiamo attraverso le emozioni. È vero. E il bianco e nero in particolare rappresenta molto lo stato d'animo, anche più del colore, secondo me. E vabbè, questo rappresenta proprio l'essenzialità e l'essenza di una persona. Bene, ce le hai anche ben spiegate, le abbiamo ammirate. Ti facciamo tanti cari auguri perché sei davvero uno scricciolo, sei piccolina, hai 18 anni. Ciao Carolina Volante. E adesso voliamo ad un altro aspirante fotografo dell'anno. Arriva il voltapagina per lui. Ecco qua il nostro Massimo Placida. Ciao Massimo. Massimo, io direi una cosa. Vediamo subito le tue opere. Le tue opere fotografiche, regia. Massimo, con gli occhi di un bambino, beh, il mondo è diverso sicuramente, vero? Esatto. Che cosa hai rappresentato tu nei tuoi scatti, questo più vicino? Allora, proprio con gli occhi di un bambino, più perché vicino, Massimo, vedi, ti sentiamo. Gli occhi di un bambino sanno stupirsi. Certo. Gli occhi di un bambino sanno sognare. Così. Gli occhi di un bambino, per esempio, ti riconoscono per un dettaglio. L'ho fatto con la foto, quella delle stelle, la stella polare al centro, un piccolo dettaglio e tutto il resto gira intorno. Ma un bambino a te ti riconoscerà non perché sei famoso, perché certo, sei chissà chi, no, ma per un dettaglio. È vero. Il lago incantato, perché il bambino se lo ricorderà sempre così. Lo tengo io. E poi l'ultima foto, un bambino, il tramonto, perché il bambino sa ancora stupirsi dei colori con cui il cielo si colora. La natura ci ammalia, certo. E l'ultima foto, un bambino che guarda un po' spaurito il futuro. E lì incrociamo anche lo sguardo della mamma che lo guarda con amore e lo cerca di rasserenarlo, esatto, lo rincuora, sì, come una mamma sa e può fare. Bene, lui è Massimo Placida. Massimo, tu vieni da Avezzano e possiamo dirla l'età? Ai maschietti si può chiedere, dai. Ne ho appena compiuto 51, due giorni fa. Dai, sei un ragazzino, sei un ragazzino. Grazie Massimo, in bocca al lupo. Grazie, con gli occhi di un bambino. Quarta concorrente, la nostra grafica è per lei. Buonasera. Laura Canese. Laura, io direi una cosa, non vogliamo distrarci sentendoti parlare, guardiamo le foto, sono quelle che poi saranno valutate dai giurati, prego. Thank you.
Laura, rappresentaci la tua arte. Che cosa... Arte... Molto belle queste foto, ti devo dire. Grazie mille. Art in Decay. Allora, sempre il microfonino vicino alla bocca, vi prego. Sì, scusami. Io sono appassionata di Urban Explorer, ovvero vado a fotografare luoghi abbandonati. In questo caso ho portato un piccolo estratto di un progetto sugli ex manicomi abbandonati in Italia. Queste foto sono state tutte scattate in manicomi in Toscana. In Toscana? In Toscana. Sono luoghi molto particolari, molto austeri. Ci fu una legge. Nel 78 la legge Basaglia. Che chiuse poi queste strutture che non erano delle strutture, insomma. Ne avevamo uno importante anche in Abruzzo, tu lo sai, no? Sì, all'Aquila. Esattamente, ecco, esattamente. Sì. Mamma mia. Esattamente. Bene. Diciamo che traspare tanto ancora oggi la solitudine. E la disperazione. Esatto. Nella la solitudine. Esattamente. Mamma mia. Esattamente. Anzi, un pensiero affettuoso, perché è vero che sono stati chiusi i manicomi, ma purtroppo le persone con questi disturbi ci sono ancora, e quindi davvero voglia. Un abbraccio. Per fortuna un abbraccio adesso affettuoso. Le cose sono molto migliorate. Beh, questi erano dei ghetti, sì. Qui certamente non guariva nessuno, no, quindi il mio serio ed affettuoso pensiero va alle persone che continuano invece ad avere questi disturbi. Laura, abbiamo detto da dove vieni? Dalla Spezia, ma vivo a Roma. Ah, quindi insomma, mamma mia, anche perché voglio dire, non è proprio, non sono due città contigue, no. È una al nord e una al centro. Esatto. In bocca al lupo a te, ciao. Grazie Laura mille. Canese. Grazie, grazie, buonasera. Un'altra concorrente, anche per lei una bella presentazione, una gigantografia, prego. Aspetta. La femminilità in una taglia L. Vieni, vieni, Annalisa Pomponi. Ciao Annalisa. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Che bella stretta di mano, eh? Grazie. Questa è XL questa stretta di mano. XL. Annalisa, sono curiosissimo. Anche i giurati, anche il pubblico che segue il Festival Europeo. Questa sezione è riservata appunto ai fotografi dell'anno. Vediamo le foto. Annalisa, penso di aver capito dov'è che vogliamo andare a parare, insomma, no? La taglia L è una taglia, diciamo, anche a Miss Italia spesso si parla delle ragazze curvy che hanno qualche ettogrammo di più, è questo che vogliamo dire? Sì, questo. Io poi mi sono ispirata ad una fotografa americana che è Cindy Sherman, che ha prodotto nella sua vita degli autoscatti, sì. Dove però secondo lei non era abbastanza femminile, invece in alcune opere gli hanno riconosciuto una femminilità quasi cinematografica. Io ho preso spunto, sì. E ho voluto produrre questi 5 autoscatti scegliendo me come taglia L. Anche perché L. Le donne sono belle comunque, anche con la taglia L. Qualcuno sta dicendo, ma magari la taglia L, nel senso, perché qual è importante stare bene con se stessi. Esatto, sì. Fai proprio questo mestiere tu? Vicino. Ancora no. No. Ancora no. Sei un esordiente quindi? Esordiente, sì. Ah, bene. Molto misteriosa questa ragazza. Grazie, complimenti, brava. Grazie. Grazie. Arrivederci, buonasera. Noi andiamo avanti con l'ultimo concorrente, vero? Sì, sì. È lui. O meglio, è lui, perché tu ci hai mandato la tua firma lì, wow. Domenico Luciano. Domenico, vieni, vieni qui, anche se subito poi riapriamo il proscenio per dare spazio ai 4 scatti, perché è così da copione e vale anche per te. Okay. Non voglio incuriosirvi facendolo, come dire, intervistandolo. Vediamo le foto. Okay. Vediamo, mistero, le foto di Domenico Luciano. Thank you.
Domenico, vabbè, insomma, questa città l'abbiamo riconosciuta tutti quanti, no? Insomma, assolutamente è sì. È Biella, si vede che è Biella. Assolutamente. Una città meravigliosa, anche se poi spesso, diciamo così, sono stati scritti dei libri e anche girate delle pellicole un po' tristi, Morte a Venere, rimane sempre una città strepitosamente fantastica, affascinante, bellissima. Fantastica. Perché hai scelto? Tu vieni da Venezia? No, io vengo da Roma. Come mai Venezia? Venezia perché... Diciamolo qui. L'obiettivo era quello di... nasce da un discorso molto artistico. E, l'ispirazione è il guardare i quadri di Canaletto e Francesco Guardi, che sono sì, i massimi esponenti comunque della... di una Venezia fantastica, semplicemente. Ti sei ispirato fantastica, quindi alla loro arte pittorica. Ho provato nel mio piccolo a farlo. No, ci è riuscito molto bene perché ho sentito un corale, oh che bello, insomma. Grazie. Venezia, poi prima o poi ci vanno tutti a Venezia, proprio sempre una città meravigliosamente stupenda. Assolutamente. Domenico Luciano, grazie, gli anni non te l'ho chiesti però. 55. Ehi, vabbè, ma che vuoi che sia. Ciao, bocca al lupo. Ciao, ciao Domenico. L'applauso a tutti gli aspiranti fotografi dell'anno, La giuria, diciamo che adesso terminerà le votazioni, non ci resta che attendere il verdetto per consegnare a voi, amici del pubblico, la fotomodella e il fotomodello dell'anno, il fashion designer dell'anno e quindi il fotografo 2019. Nell'attesa, ancora un bellissimo momento dedicato all'alta moda, torna al festival un amico di questo evento che tra le tante cose che ha fatto nella sua vita annovera anche delle importanti collaborazioni con Gianni e Donatella Versace. Signore e signori, per voi le creazioni moda di Ilian Rakov. Dear God, I still believe in the goodness of humans. Amore.
Grazie ragazzi, grazie Emil, grazie Ilian, come stai? Bentornato Ilian Rakov. Grazie, grazie Ilian. Buonasera a tutti, grazie intanto, a te Luca. Intanto bentornato, mi fa molto piacere rivederti dopo l'edizione dello scorso anno. Dalla collaborazione con i Versace ad un tuo esclusivo universo della moda tutto Rakov. Hai fatto e continui a fare tante bellissime cose, ma c'è ancora una cosina che non hai realizzato e che vorresti fare, Ilian? Sì, magari abiti da sera da donna, questo è un sogno per me. Dovrei trovare una bravissima sarta che riesce a interpretare le mie pazzie. Ma la troviamo, eh? Troviamola. E se la troviamo magari anche qui a Celano, e perché no? Perché no? Uno storico collaboratore dei Versace cerca una bella sartina. Perfetto. Perfetto, grazie mille a tutti. Grazie Ilian, ciao, grazie. Ciao Ilian, ciao. Ilian Rakov. E adesso, prima di assegnare i titoli ai vincitori, conferiamo invece ai legittimi destinatari anzitutto i premi social del Festival Europeo. Prego Giancarlo. I premi social 2019, i nomi dei destinatari già si conoscono in quanto il concorso riservato esclusivamente all'assegnazione di questi premi, di questi riconoscimenti, si svolge un mese prima della finalissima di questa sera. Mi raggiunge la mia bellissima Monia. Monia, vieni, vieni, perché sarà Monia a consegnare tutti i premi e quindi ogni volta farei un po' di passeggiate, eh? Faccio fare un po' di esercizio, grazie. Tutti e quattro i vincitori, ve lo dico subito, dovranno rimanere contestualmente sul palco per la fotografia che appunto li ritrarrà tutti e quattro insieme. Regia, vincitore del premio social sezione Fashion Designer dell'anno. Ecco qua, The Fire, Lucia Sacco. Monia, mettiti da quest'altra parte, altrimenti sei nascosta, tesoro. Facciamo l'annuncio ufficiale, il premio social Fashion Designer dell'anno, Lucia Sacco. Premio Monia, mettiamolo sempre a favore con il premio, tutti quanti loro. Grazie Lucia, grazie Monia. E adesso invece il premio social per quel che riguarda il fotografo dell'anno. Sono i premi social, non sono i vincitori assoluti, eh? Prego. Hai visto? Ma tu Caterina te la sei sognata prima, c'è sempre stata Carolina. Oh, Carolina Volante è la nostra vincitrice del premio social, del mondo social. La Valletta, vieni, vieni Monia, vieni, 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 sempre speditamente così arriviamo a conclusione. Premiamo la nostra Carolina Volante. Buone così e mostriamolo sempre, eh? Mostriamolo sempre a favore. Grazie. Grazie a tutte e due. Baci, baci. Ciao. Vincitore social della fotomodella dell'anno, chi sarà? Luisa Ciccotti, vieni Monia. Luisa è la nostra vincitrice. Adesso Monia, mostriamolo appunto al pubblico e lo conferiamo alla nostra Luisa Ciccotti. Eccola, giriamolo sempre, grazie, perfetto. Grazie tesoro bello, un bacio a tutte e due. Quarto vincitore social, abbiamo concluso i premi social, fotomodello dell'anno, Iddu. Manuel Gallese, hai avuto tanti click, tanti like, ecco perché sei tu caro Manuel. Vieni, vieni Monia, vieni con il premio. Monia qua vuoi pure il bacino? Vabbè, dagli il bacino a Monia, dai, giusto pure. Allora, il nostro Manuel, mostrate sempre tutti quanti, al pubblico, fotografi e telecamere. Grazie Manuel, grazie Monia. Complimenti Manuel. Adesso Cheese, lo zio scherza, foto con tutti e quattro. Ale, applauso, vai. Grazie, 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 grazie a tutti, baci, abbracci. Ci vediamo anche dopo, eh. Non vi perdete, la produzione si scioglie tra mezz'ora. Forza ragazzi, dai. Ancora un saluto caro all'amministrazione comunale di Celano, al comitato feste. Ed ora un ultimo momento moda, appunto dell'alta moda, cosa importantissima, perché abbiamo l'onore e il piacere di ospitare una docente dell'Accademia della Moda di Roma, Coefia, una stilista brillante, creativa, arriva dall'Ucraina ma ormai è naturalizzata italiana, le creazioni moda di Evgenia Rudica. Thank you.
Eccoci, Eugenia, vieni, 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 vieni qui, perché davvero è un onore e un piacere per noi. Tu parli italiano, sì, sei naturalizzata italiana, ormai. Quindi certo, sei poi questa importante Accademia Romana, e insomma vivi nel nostro paese e lavori nel nostro paese, sei italianissima ormai. Abbastanza. Abbastanza, e però il tuo paese è l'Ucraina nel cuore, ci mancherebbe. Grazie per essere stata qui con noi. Grazie a voi. E complimenti invitato. Per le tue creazioni. Grazie mille. Grazie, grazie infinite cara Eugenia, grazie. Noi adesso invece siamo pronti, grazie Flavio per i risultati. Mi darete gentilmente i risultati, me li mandate tutti e quattro. Comunque, intanto la fotomodella dell'anno. Monia, se mi porti la busta con i risultati per la fotomodella, poi fotomodello, quindi il fotografo e in ultimo il fashion designer. Eccoci. Certo, 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 ci mancherebbe con la fotomodella, eh. Tu mi dai questo fogliettino? Mamma mia, già ho visto. Hai capito però? Bene, bene. Allora, giustamente, me lo hai ricordato, ma è scritto sulle mie note. Rimani accanto a me, Monia, se vuoi. Dunque, premiamo per in ogni sezione due concorrenti. Secondo e primo classificato. Fotomodella dell'anno, seconda classificata. Ecco la busta, o meglio il foglio, e lì la busta. A premiare sarà Monia per la seconda classificata, quindi probabilmente devi prendere non so, un premio, un riconoscimento, vedi tu la fascia, Monia, vatti a informare se c'è qualcosina, ma sicuramente sì. Io intanto vi annuncio che al secondo posto si piazza Alessia Di Domenico. Allora, intanto ti dico che... Beh, complimenti. Grazie. Tu prima hai detto una cosa molto bella che è stata di buon auspicio, me la ricordo. Insomma, mi piace stare sul palco, speriamo di rimanerci, insomma, esatto, a lungo e di fare questo lavoro. Grazie, grazie Alessia. Grazie a voi. Allora, Monia, ti dico che cosa mi devi consegnare. Brava, è un premio da parte degli amici della gioielleria, oreficeria, orologeria Bisciardi. Quindi io penso che sia una bella cosa perché... Diciamo che c'è anche della ciccia, come si dice, c'è un bel grazie. Premio. Premio Bisciardi per la seconda classificata, Alessia Di Domenico. Grazie ciao, mille. Grazie. Grazie Monia, te lo consegna col bacino. Grazie. Veniamo alla prima classificata, infatti ci sono dei premi, immagino che li daremo simbolicamente adesso. 1000 euro in buoni, diciamo così, io direi 1000 euro in occasioni shopping e workshop con in automatico che abbiamo citato più volte. Però premiare in questo caso è il direttore artistico Alexandra Titova e la vincitrice della terza edizione 2018 Diana Zaccaria. Ciao Diana, ben rivista, tanto tu hai anche sfilato per noi. Alexandra, vieni. Dove ti eri cacciata? C'è tanto da fare, lo so, lo so. Allora, la vincitrice dello scorso anno, la nostra bellissima Diana Zaccaria, Alexandra Titova che è il direttore artistico e finalmente mi è arrivato il risultato. Vince il concorso fotomodella dell'anno Aimi Nottoli. Vieni, grazie. Vieni qui, grazie a te. Mettiamo la fascia della trionfatrice e la mettiamo bene al centro, perfetto. Grazie. Bacini auguri, accademici. Auguri. Auguri, auguri. Grazie. E allora, niente, tu sarai felicissima sicuramente. Congratulazioni grazie. A te. Grazie ad Alexandra. Grazie ovviamente a Diana Zaccaria che adesso ha ceduto il titolo perché la fotomodella dell'anno 2019 è appunto Aimi Nottoli. Grazie, grazie Aimi. Grazie. Grazie Alexandra. Grazie mille. Grazie Diana. Grazie. Secondo classificato, ecco intanto la grafica. Fotomodelli, li rivediamo tutti insieme, ma tanto ormai il dado è tratto. Il secondo classificato è Manuel Gallese. Manuel Gallese che riceve un premio da parte della gioielleria Bisciardi, a consegnarlo sarà la mia assistente Monia. Eccolo Manuel. Beh, insomma, prima il premio social che ovviamente tieni gelosamente tra le mani e adesso invece una bella medaglia d'argento perché sei secondo classificato. Va bene, va bene. È una bellissima esperienza anche questa. Bravo Manuel. Moni ha consegnato il premio, grazie. Grazie infinite. Adesso invece, sempre i 1000 euro,
che poi consegneremo in occasioni di shopping degli sponsor del Festival Europeo, più il workshop da In Automatico, a premiare Laura Vulpiani, direttore artistico di questa sezione riservata ai più belli del Reame, e il vincitore dello scorso anno, Atif Owezlati. Ecco Atif che prima ha cantato. Atif, c'è la fascia, vabbè, quella ti rimane sempiterna, però adesso il titolo lo dobbiamo cedere, e lo cediamo a quel ragazzone grande, Gianluca Lampis. Eccolo il vincitore. Vieni Gianluca, vieni. Eccoci, lo mettiamo al centro per favore. Mettiti al centro Gianluca, ciao caro, complimenti. Lo possiamo intanto fasciare, come si dice? Benissimo, ci vuole extra large la fascia per Gianluca, mettiamola bene per le foto. Gianluca, mettila bene, perfetto. Ovviamente Laura consegna il trofeo al vincitore, il nostro Gianluca Lampis. E grazie anche ovviamente a Dati Soweslate, a Laura Vulpiani. Viva Gianluca! Grazie. Complimenti Gianluca, grazie, complimenti a te. Ciao, in bocca al lupo per tutto. Sezione Giancarlo, fotografo dell'anno, secondo classificato è questo signore, Carmine Frigioni. Il vento raccontato, omaggiato da Carmine Frigioni. Carmine è sorpreso, sta salendo le scale un po', come dire, di soppiato, che non si aspettava di essere richiamato. Grazie, no, ma è giusto, voi non lo sapete, prima ci mancherebbe altro. Monia, vieni per favore a consegnare gentilmente il premio Bisciardi a Carmine Frigioni. Ecco, fatevi inquadrare per bene, fotografare per bene, è il tuo momento. Il nostro piazzato d'argento, medaglia d'argento, secondo classificato. Grazie, grazie a te Carmine. Veniamo invece alla medaglia d'oro, a premiare il direttore artistico Emanuele Novelli e il presidente della Camera Nazionale della Moda Svizzera, Franco Taranto. Di nuovo direttore, di nuovo presidente, mettiamoci su questa riga così, così siamo bene inquadrati e illuminati. Vince e prende, acquisisce il titolo di fotografo dell'anno, Domenico Luciano. Eccolo con la sua splendida Venezia. Quante canzoni, quanti film, quante poesie, tutto è stato dedicato, quanti quadri abbiamo detto prima, e anche quante belle fotografie in omaggio a Venezia. Seven Is. Grazie presidente Taranto, lei incorona e cinge con la fascia del vincitore il nostro Domenico Luciano. Mettiamoci per bene tutti vicini per una foto ricordo a lei. Grazie, grazie davvero di cuore a voi tutti. Grazie. Veniamo all'ultima sezione, abbiamo concluso. Fashion designer dell'anno. Monia, sei pronta con il premio per il secondo classificato? Sì, che è lui, Saverio Maggio. The Dream of the Sea. I sogni del mare. Ah, che bello il mare, arrivato a questa data un po' mi manca il mare. Allora, grande Saverio, un applauso a questo ragazzo che comunque è stato candido, insomma, sereno nel rappresentarci l'importanza del suo mare, poi della sua splendida terra. Lo puoi premiare tu, cara Monia, come sempre. L'omaggio in questo caso quindi è di Kruder, vedo. Benissimo, bene, allora un omaggio. Non fa nulla, l'omaggio di Kruder, che ringraziamo per il nostro secondo classificato, Saverio Maggio. Portati un bel omaggio di un grande negozio di abbigliamento uomo. Adesso invece il primo classificato lo premiano, come sempre, il direttore artistico Stefano Montarone, direttore di questa sezione, e il vincitore della passata edizione, ovvero Alessandro Lustro, del quale prima abbiamo ammirato le creazioni. Io accanto a me intanto Big Stefano Montarone, ed ecco anche Alessandro Lustro, perfetto. Allora ragazzi, la vincitrice e quindi acquisisce il titolo di Fashion Designer dell'anno è Maria Rosaria Venditto, è lei.
dicono i miei premianti, lo immaginavo, ecco, vuol dire che sei piaciuto, ma la lacrimuccia ci vuole, ci vuole. Grande Maria Rosaria, grande, complimenti, complimenti. Tanto non c'avevamo manco un microfono, quindi non potevamo parlare. Intanto mettiamo la fascia. Benissimo, benissimo. Bene. Due baci così passa l'emozione. Ok. Ma sì, non l'abbiamo fatto per nessuno, per te possiamo farlo, eh. Vabbè, la diamo in pasto al pubblico. Grazie Stefano, grazie Alessandro. No, soprattutto perché è emozionata, quindi va bene. Sì, sì. Grazie intanto alla nostra Maria Rosaria e tante congratulazioni. Mentre voi festeggiate, in a casa mia, è prontissimo Livio, sì? Perfetto. In a casa mia torna sul palco Livio Cori. E poi saluti finali. Solana, come va? Fatemi sentire ancora la voce. Io parto da lontano, e già volesse tornare, ma tu mi stringi a sti mani, stasera mi vuoi far scordare. Ma riesce che parla strana, ti dico non son ghecca, che parla lingua e l'amore, ma l'ha già imparata in tanta città. No, non è solo criminalità, sti scema ne sta senti se vanno solo a te già. E no, anni, non ti preoccupare, che ancora è l'unica cosa che si ti avvicina e ti forza a rubare. Porti i colori la gente, la casa mia, non si parla solo una lingua, la casa mia, dire che solo ci sta. A casa mia, si chiude l'occhio, già sta a casa mia. A casa mia, oh, 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 oh. A casa mia. Dobbiamo fare un po' di casino per i vincitori di stasera. Già volesse tornare, ma tu mi stringi sti mani, stasera un po' fa scordare. Guarisci che parla strana, ti dico non son che cara, la parla lingua e l'amore, ma la c'è imparati dalla città. No, non è sulla criminalità, si scema mi sta sedendo se vanno sulla pigia. E no, non è, non ti preoccupa, l'odore è l'unica cosa che si dà vicino e ti possa rubare. A casa mia,
questa fantastica situazione che, devo dire la verità ragazzi, a parte che ragazzi siete fantastici tutti, ho avuto modo di conoscerne qualcuno dietro, ma aspetta, sono dei ragazzi via. Splendidi. Aspetta, no, ormai c'ho i sensori. Grande Livio Cori, grazie Livio, grazie a te, in bocca al lupo per tutto. Tutti. Alexandra, mi vuoi raggiungere? Vieni. Tanto io saluto tutto il parterre. E le congratulazioni a tutti quanti i vincitori, ma a tutti i partecipanti, perché per il solo fatto di essere stati scelti e inseriti nelle varie sezioni già hanno vinto tutti. Qualcuno poi è andato un po' più avanti e un po' più indietro nella graduatoria. Grazie a Giancarlo Di Pangrazio, a tutti i tecnici audio videoluci, ad Alexandra Titova, alla splendida Celano per l'ospitalità. E sicuramente Alexandra, facciamo la stessa immagine dell'anno scorso, facciamo così e diciamo appuntamento alla prossima edizione, al 2020, per la quinta edizione del Festival Europeo, anche da parte di Luca Di Nicola. Grazie e buonanotte, ciao.